Eccoci signori, siamo pronti a iniziare questa nuova incredibile epica live. Quest'oggi un gran premio davvero molto molto difficile. Sì, perché ci sarà la pioggia sia nella gara sprint che nella gara 100%, quindi sarà una live abbastanza lunga, visto che me lo stavate chiedendo da ormai giorni. Pier, ma quando ritorneranno le live lunghe? Bene, oggi gara sprint più gran premio 100% ad Imola sarà una live molto 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 lunga. Detto questo ragazzi, nel frattempo volevo ringraziarvi perché poi ieri sono arrivati gli screen da parte vostra per farmi vedere, avete anche fatto storie per farmi vedere il nuovo incredibile record di 1600 spettatori ieri dopo una gara allo Schiva Schiva Simulator. Oggi ho deciso, questa mattina ho deciso di condividere su TikTok la clip delle qualifiche, quella dove praticamente cercavamo di far passare Verstappen e Verstappen non passava finché non ho iniziato ad accelerare. Allora lì ha deciso di effettuare il sorpasso in curva sfiorandomi leggermente e prendendo la penalità. Per chi se la fosse persa, adesso vedrete. Questo cosa ha comportato? Ovviamente comporta persone che scrivono su TikTok di qualunque genere, stolta, con problemi mentali, tanti quelli intelligenti, quelli che conoscono il regolamento, tante persone. E vorrei, prima di iniziare la carriera, giusto per farvi capire anche una questione di regolamento, eccetera, eccetera, creare questo piccolissimo format che dura pochissimo, davvero pochi minuti davvero, ma giusto per farvi fare due risate per i commenti strambi che si trovano sui vari siti, YouTube, TikTok, a volte si trovano anche qui su Twitch, quindi per farci due risate e capire la percentuale della mentalità e dell'intelligenza del popolo italiano, ma soprattutto quello proprio mondiale, signori. Quindi vi faccio vedere, grazie Fede, vi faccio vedere un pochettino di che cosa sto parlando, perché giustamente voi potete, probabilmente non avete seguito, qualcuno non ha seguito la live di ieri e quindi è fuori assolutamente cioè non sa di che cosa sto parlando, quindi vi faccio vedere la clip, ok? Questa è la clip, ok? Praticamente io freno. C'è Verstappen accanto a me che non riesce a passarmi perché ha qualche problema. Poi mi tira questa botta, signori. E dopo questa botta, guardate in alto cosa esce scritto. Io prendo penalità e mi rovina le qualifiche. Ovviamente, ragazzi, ritornando indietro, vi faccio vedere che non è solo una questione di Verstappen, ma è una questione proprio di gioco che dal 2021 fa queste cafonate. Anche perché, per chi è stato ieri in live, sa che ieri Perez si è ritirato appunto perché inchiodano quando vedono una vettura fuori traiettoria, cioè tu ti togli dalla traiettoria, ma loro iniziano a frenare. Alcuni, poi leggeremo anche vari commenti, parlano di bandiera gialla, ovvero quando c'è la bandiera gialla le vetture, i bot, giustamente iniziano a frenare perché c'è bandiera gialla, quindi non possono più andare ad alta velocità. C'è un piccolissimo problema, che basterebbe semplicemente seguire la Formula 1 per sapere che quando ci sono vetture che hanno finito il loro giro lanciato e arrivano vetture da dietro, queste qui inchiodano, frenano, escono fuori traiettoria e giustamente fanno passare quelli che sono nel giro lanciato. Quindi non è una scusante il fatto della bandiera gialla, è semplicemente posso capire anche che rallentano la loro corsa perché, che ne so, intimoriti da una vettura lentissima, ma non è normale che una vettura fuori traiettoria che ti vuole far passare tu non la superi perché c'è bandiera gialla. Cioè, quando potresti capire che la bandiera gialla è causata dal fatto che io rallento per farti passare, ok? Quindi rallento per farti passare per non fare impeding, ok? Esiste l'impeding che molti non conoscono, ovvero non mettersi nel giro veloce dell'avversario per non causare impedimento e fare annullare il giro veloce all'avversario. Questo dovrebbe essere il regolamento, ma molti non lo sanno. E io vi faccio vedere qui, vi faccio vedere alcuni commenti per farci qualche risata. E qui c'è un ragazzo, eccolo qui, perché andando così piano crei bandiera gialla. In teoria, ovviamente nulla contro questo ragazzo che dice la sua opinione, in teoria non si può superare il regime di bandiera gialla. Va bene, ok.
Io gli ho scritto, prova a non frenare e farli passare, vedi se è la bandiera gialla, perché abbiamo anche provato ad avere una velocità sostenuta, ma non creare bandiera gialla. Il problema è che non superano lo stesso. Cosa succede? Che non creando la bandiera gialla, loro non ti superano e prendi penalità per impeding, no? La maggior parte delle volte è già successo in live, eccetera, eccetera. Ma c'è un commento top, ragazzi, che dovete assolutamente vedere, e devo ringraziare un ragazzo che gli ha risposto sotto, perché è davvero qualcosa di pazzesco. Vi faccio vedere. Io ovviamente ho scritto qui in alto il miglior gioco di Formula 1 degli ultimi anni, citazione, chi la vuole accogliere la coglie. E c'è questo ragazzo che scrive questo, vi faccio vedere, è troppo bello. Vabbè, questo che gioco è? Io ho scritto Tomb Raider, il mistero di Fatima, niente di eclatante. Questo qua, primo, mi fissi, please, fissa, please, cioè devo fissare il suo commento, ho detto con i chiodi, cioè non ho capito, che perché ti dovrei fissare il primo, non ho capito. Ecco qua, no, non è questo. Questo qui ha scritto, se rallenti troppo ma non ti fermi, causi bandiera gialla, non ti possono superare. Ok, ma se io non creo bandiera gialla non mi superano lo stesso. Ok, va bene. Eccolo qui, in realtà, attenzione, in realtà è il miglior Formula 1 degli ultimi tempi. Sei te che fai cose che non hanno senso, ti metti all'interno per i box a 5 curve dalla pit lane. No, io ho finito il giro e mi sto togliendo dalla traiettoria per non impedire il giro veloce degli avversari, che è diverso. E c'è un ragazzo che giustamente, Mick, che scrive una cosa sensata e scrive: ah sì, da quando spostarsi per favorire il passaggio degli avversari nel cooldown lap non ha senso? E io ovviamente ho detto, non rispondere a sti finti intenditori che sono ignoranti, non capiscono il regolamento, si sentono esperti, però... Vabbè, questo era giusto per farvi capire, ragazzi, che... Davvero, c'è davvero tanta ignoranza su Formula 1, sul mondo della Formula 1, che davvero mi impressiona il fatto che seguano anche la Formula 1. Questo è davvero incredibile. Adesso, nel frattempo vi leggo. Fede, allora, rallentare è giusto, ma tu mi sa che hai rallentato troppo. Ma te hai mai visto una cazzo di qualifica? Cioè io chiedo, per un amico, hai mai visto una cazzo di qualifica? Quando la vettura ha finito il giro e si trova in una parte del tracciato lenta o in una parte del tracciato dove stanno arrivando tante vetture, deve per forza frenare tanto. Non può andare a 150 km orari, perché calcolando che l'avversario sta facendo il giro veloce e che il pilota in questione si toglie dalla traiettoria, va a una velocità più ritmata, meno sostenuta, meno lenta. Cosa succede? Succede che arriva nella curva insieme a quello veloce e succede il patatrack. Cos'è che succede lì, patatrack? Perché succede lì, patatrack? Perché Verstappen dietro di me sta mezz'ora non capendo che io lo cerco di farlo passare, ok? Nel momento in cui io riaccelero, ovvero capisco che Verstappen non vuole superarmi, lui inizia di nuovo ad accelerare. Quindi non è una questione del c'è la bandiera gialla, io accelero, lui cerca di superarmi, io freno, lui non mi supera. Questa è la differenza, questo è l'errore, ok? Se io a velocità senza mettere la bandiera gialla, un attimo, se senza mettere la bandiera gialla, ragazzi, io vado a 150 km orari, faccio un esempio, loro non ti superano, ok? Quindi io devo per forza frenare, perché se no arrivo in curva, come è successo con Verstappen, che poi riaccelerano e succede quello che succede. Stessa cosa, se io vado a 150-170 e loro non mi superano, io sono costretto a inchiodare, perché sennò poi mi dà penalità per impeding. Quindi non ha una cazzo di scusante, ragazzi, non ha una scusa, non esistono scuse per cercare di giustificare l'errore dei bot per come sono stati sviluppati. Capisco che molti vogliono fare i fanboy, oppure non parlo di te in questione, ma vogliono cercare di trovare qual è il senso, ma non ne ha. Migali Mirko, grazie per i 100 bits. Ma solo a me le curve lente sono diventate lentissime? No, è normalissimo. Rischio di causare bandiera gialla ogni volta a Monte Carlo. Monte Carlo, vabbè.
Riccardo ha regalato un abbonamento a Pasquirt. Ha regalato, eccolo, c'è Pasquirt, signore. C'è Pasquirt. Pasquirt ormai si è diventato un personaggio molto importante per il gruppo Telegram. Allora. Leggo, eh. FIFA, la questione non è contraddire, la questione è qua è una questione di non modo di pensare, ma basterebbe semplicemente sapere un po' il regolamento. Vi faccio un esempio. Vi ricordate che in... dove è stato? In Canada? Latifi e Stroll si sono colpiti? Ok? Cos'è successo lì? Latifi cosa fa? Frena. Frena tanto, si ferma. Fermiamoci prima del contatto. Lì Latifi frena tanto, si sposta dalla traiettoria, ma Stroll non lo vuole passare, ok? Non si capiscono i due. Lì non ha preso penalità Latifi. Latifi lì doveva essere superato, è stato poi superato. Poi vabbè che Latifi fa la cazzata, là non mi ricordo se è stato Stroll, si sono colpiti. Però lì è così, quando arrivi in una curva che sai che potresti intralciare l'avversario, te devi per forza frenare di botto. Di tanto, no, non causi bandiera gialla e gli altri si fermano. È una bandiera gialla per far capire c'è una vettura lenta lì, attenzione, ma potete continuare il giro. Fine. Non vedo il nesso del bot che vede la bandiera gialla e non ti supera. È stupidissimo. Ma poi vi farò anche vedere, anche senza causare bandiera gialla succede questo. E prendo penalità per impeding. Perché è successo già, eh. Però vabbè ragazzi, era giusto per farvi ridere, per fare due risate. Adesso parliamo di quello che è la carriera, perché a sti cazzi il gameplay a me piace del gioco, tutto il resto fa cacare, ma mi sta divertendo, ok? Sul guidare la vettura, quindi ovviamente io metto degli spezzoni, delle clip che possono far sorridere, creare dibattito e comunque... possono comunque dare un apporto al mio canale TikTok, perché ovviamente ho messo la canzone di Nino D'Angelo sotto per far ridere e cose del genere, quindi diciamo che la clip va vista per intero e va visto che comunque è anche un modo per far sorridere, cioè non è per forza una questione di critica o cose del genere, sti cazzi. Adesso siamo ad Imola, signori, con la nostra VR22. È iniziato bene il campionato togliendo il Bahrain, ma abbiamo visto che in gara sono successe cose pazzesche ieri, ma davvero, guarda che le metterò le clip su TikTok, scriveranno sempre che è colpa mia. Oggi sul gruppo Telegram ho mandato gli screen di quello che ha fatto Perez ieri, ma ha fatto qualcosa davvero di imbarazzante, ma non solo lui, nel curvone veloce di Australia sono successe cose che davvero non hanno senso. E attenzione, rivedendo la live... la prima safety car entra per la mia sbinnata. Occhio, io sbinno. Attenzione, guardate anche questo. Pensate anche questo. Io ieri, all'ultima curva sbinno, ok? Nel frattempo, prima che io sbinnassi, ci sono state due vetture che si sono ritirate in una parte del tracciato. Strano, ok? Dove almeno la virtual la dovevi mettere, no? Non esce la virtual, non succede nulla. Però ci sono due vetture lì che potevano comunque essere nella realtà pericolose, ok? Quindi quando una vettura si ritira, a prescindere da dove si trova eccetera eccetera, almeno la virtual va messa, perché devono comunque togliere la vettura, no? Ok, ieri io sbinno, non colpisco muretto e nulla, mi metto solo leggermente trasversale, ma in quel momento il gioco decide di mettere la safety car. Non la virtual safety car. La safety car si mette quando c'è una vettura ferma o ci sono pezzi in pista. Non quando una vettura sbinna e ritorna a correre normalmente. Quindi anche questo vi fa capire che il gioco non è sviluppato bene, ok? Basta, cioè non vuole essere un modo per buttare ancora più merda. Però basterebbe semplicemente guardare due o tre cose. Basterebbe semplicemente capire qual è il cazzo di regolamento. Può essere... pericolosa quella vettura, si mette bandiera gialla o virtual safety car, ma non è da safety car, perché la vettura in quel momento non è rotta, può continuare a correre, semplicissimo, no? Quindi nella realtà una cosa del genere non c'è mai safety car, c'è bandiera gialla, virtual safety car, ma non safety car, quindi
non metti safety car per due vetture ritirate che potrebbero essere pericolose lì e mi metti la safety car quando una vettura spinna e non colpisce muretto e nulla. Vabbè, comunque, sono piccole cose, sono piccole accortezze che vanno modificate, secondo me. Comunque, da ieri abbiamo un nuovo rivale, Lance Stroll, il pilota della Aston Martin. Abbiamo sviluppato nel frattempo e siamo penultimi. Siamo praticamente insieme alla Aston Martin e la Williams, ma ieri è successo un qualcosa di incredibile. Perché? Perché ero veloce io? Assolutamente no. Io vi faccio vedere qual è il nostro storico di prestazioni. Bahrain, da dimenticare. Jeddah, eravamo da punti, ma è successo quello che è successo. Ieri è successo quello che è successo, ma alla fine siamo andati a punti per la prima volta. Adesso, siamo arrivati noni in Australia. Potevamo fare molto di più, ma sottolineo un altro piccolissimo errore di sviluppo. Perché? Perché siamo arrivati noni? Per il passo? Ni. Perché alla 100%, visto che c'è il nuovo regolamento, le vetture utilizzano una strategia sbagliata? Sì, perché il gioco è sviluppato in modo che loro, ovviamente, dal regolamento nuovo di quest'anno, utilizzino le dure, ok? Quindi loro hanno settato i bot che utilizzano le dure, ok? Visto che possono scegliere la mescola, nella maggior parte dei casi, almeno in quello che ho visto fino adesso, vanno a utilizzare, nella maggior parte dei giri, la dura. È un vantaggio? No, non è un vantaggio. Vi dico anche il perché. Perché nella realtà la dura non ha così tanta differenza in alcuni GP dalla media, ok? Mentre nel gioco sì. Quindi quando loro partono con le dure e io parto con le soft, ok? E faccio un pit in più, non vado a perdere. Lo abbiamo visto ieri sulla strategia. Vado a guadagnare 15 secondi minimo. Quindi è una enorme cazzata il fatto di far utilizzare, tu rendi realistico il fatto di scegliere la dura, ma la dura nel gioco non funziona. Quindi tu guadagni dai 10 ai 15 secondi perché loro preferiscono mettere la dura e fare un pit in meno. Invece io ne faccio uno in più, ma sono più, guadagno 10-15 secondi. Almeno quello che abbiamo visto a Jeddah e in Australia. Poi vedremo nei prossimi GP. Oggi sarà diverso. Oggi sarà molto difficile. Perché? Perché oggi ci sarà la pioggia, quindi sarà molto molto difficile riuscire ad avere un passo buono a pari mescola, no? Perché comunque siamo penultimi, ultimi sul motore, penultimi in totale su tutti i pezzi che abbiamo, quindi aerodinamica, telaio, eccetera, eccetera. E oggi ci sarà gara sprint, qualifiche, gara 100%, ma ci sarà il bagnato, ok? Come potete vedere qui, ragazzi, le qualifiche con un acquazzone pazzesco, la sprint asciutto, intermedie full wet, un casino, gara intermedia asciutto. Sarà molto molto difficile. L'assetto che ho io attualmente non so se va bene per la VR, l'ho testato semplicemente nella multigiocatore, quindi lo scopriremo presto. E vi dico che quest'anno, un'altra cosa che comunque ho apprezzato, sempre sulla questione stile di guida, è che il bagnato è molto bastardo, è molto fastidioso, ma è molto più correggibile la vettura, nel senso che nel momento in cui state perdendo trazione con la vettura, basta semplicemente saper controsterzare e riuscite a tenerla di più quest'anno. Quest'anno, a differenza degli scorsi anni, c'erano curve dove nelle curve veloci, esempio, se si spingeva tanto la vettura la perdevi, ok? Quest'anno invece noto che ha molta più trazione in uscita curva nelle curve veloci, però a discapito di una curva lenta in accelerazione. Quindi ci sono pro e contro, ma ovviamente sul gameplay posso dire che, sul gameplay, sulla fisica, sullo stile di guida, posso dire che è uno dei migliori Formula 1 che ho giocato con il volante, quindi sul 20, 21 e 22, scelgo il 22 tutta la vita sullo stile di gameplay. Detto questo, ragazzi, iniziamo, ok? Adesso vi leggo. Pierre, hai provato Ali 00? No, no. Dici? Ehi, Giulio, Julio, ciao. È clamorosamente sbagliata lì? Solo lì? Mamma mia, tu non puoi immaginare quante cose sono successe, davvero. Sì, ma io c'ho già l'assetto da bagnato, perché l'ho fatto con Riccardo,
E c'ho già l'assetto da bagnato, ok? Adesso alcuni di voi mi hanno chiesto che assetto utilizzi tu ad Imola. Fate fine di parlare a questo. Ciao Marioz. Allora, vi spiego. Molti di voi mi hanno chiesto: Pier, ma che assetto hai per il bagnato? Eccolo qui, ve lo faccio vedere. Migali Mirko, grazie per il livello 1 terzo mese. Ma non l'avevi appena fatto? Formula 1 Life è la cosa più inutile. Scusè, ma Migali Mirko? Ah no, erano i Beats prima. Grazie di cuore, Miga. Allora, 24-28 utilizzo io, 85-54, destra, sinistra, 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 sospensioni così, freni 155 sul bagnato, sull'asciutto vado a mettere 150, gomme tutte cariche, ok? Questo è l'assetto, l'ho fatto vedere, me l'aveva chiesto Ricky se non sbaglio. Mo scendiamo in pista, familiarizzazione del tracciato, lo andiamo a fare con le dure? Aspetta, quando arriva la pioggia? Quasi quasi faccio subito la strategia di gara, così me la tolgo davanti. Non lo so, vai, utilizziamo... Va, andiamo di soft, va. Sì, sì, dai, facciamo prima una familiarizzazione del tracciato. Cerca di mantenere un basso profilo per un paio di giri. Il mio Formula 1 preferito, il 19. Il 19 è il 2016, dove potevi vedere semplicemente le gare, se non sbaglio. Ed era fatto da EA Sports, se non ricordo male. E la modalità era Formula 1 TV, qualcosa del genere, nel 2016, ed era davvero un qualcosa di bellissimo, ragazzi. Mentre il 2019 mi è piaciuto per come era strutturato un po' il tutto, c'erano davvero parecchie novità. Il 20 è migliorato, ma il 19 ha dato, secondo me, quello che meritava il gioco. Poi è migliorato nel 20, però io voglio premiare il 19 per... l'avanzamento e la bellezza del gioco, perché si è visto davvero un miglioramento. Ma ogni anno Codemaster stava facendo miglioramenti. Ogni anno migliorava il gioco. Aveva delle novità importanti. Mentre dopo è diventato un po' così e così. Allora, un attimo. Fatemi ringraziare a Ricky. Eccolo qua, Ricky, te l'ho dato l'assetto. Spero tu l'abbia visto. Ok, allora. Qui no, dovrei già ricordare tutti i punti di staccata, ma comunque cambieranno in base... Madonna, cambieranno in base alle condizioni del tracciato. Sul bagnato sarà davvero difficilissimo. Quello... io oggi punto principalmente alla gara sprint, perché è lì l'unica parte dove possiamo fare la differenza, secondo me. Ma occhio alle strategie, perché se smette di piovere negli ultimi giri... Boh, vediamo un pochettino. Punti di staccata sull'asciutto più o meno sono rimasti gli stessi dello scorso anno, anche se la vettura è diversa. Devo riprenderci un po' la mano. Qui hanno cambiato il cordolo. Prima il cordolo era... prendevo il riferimento della frenata sul cordolo, invece quest'anno è un po' più in là. Qua utilizzo sempre la settima in gara per scalare velocemente e arrivare in terza senza andare lungo. E poi vabbè, l'uscita eccetera eccetera è una cazzata. Vai, facciamoci il primo giro un po' più veloce possibile, più veloce possibile. Non dovrei aver bisogno della traiettoria, Imola ormai la conosco abbastanza bene. Ecco che mi arriva la crisi di panico. No, che crisi di panico? Ecco che arriva la crisi di panico. No. No, nessuna crisi di panico. Madonna mia. Sul bagnato quella curva è davvero difficile, eh? Ve lo dico. Bene, bene, molto bene, molto bene. Vediamo oggi se riusciamo a fare un altro micro miracolo, almeno nella gara sprint, ragazzi. Non benissimo. Non facciamo Leclerc. Speriamo che i bot non facciano cazzate oggi.
perché è importante riuscire a uscire sani e salvi. Vedete, qui ho messo l'ottava, ma ho iniziato a frenare prima, ragazzi, perché sennò vado lungo. Perfetto. Perfetto, perfetto. Ci siamo, già un fucsia e stiamo a posto. Comunque Imola l'hanno migliorata, sì? Grazie Ricky. Per secondo te col pad devo togliere freno antiblocco e frenata assistita? In realtà quello che ti consiglio io, come consigliai ai tempi anche a Riccardo, di togliere tutto. Devi togliere assolutamente tutto. Iniziare a capire i punti di frenata, perché se tu togli gli aiuti, da una parte inizialmente sarai lentissimo, ma quando inizierai a capire come sfruttare al massimo la vettura, perché quando hai tipo un controllo trazione, la vettura per trazionarti ti va più lenta in accelerazione. Quindi una volta che tu capisci come sfruttare al massimo il potenziale della vettura senza aiuti, sarai nettamente più veloce di chi utilizza gli aiuti. La traiettoria è una questione a parte, perché la traiettoria dà il vantaggio alla gente che ovviamente non ricorda i punti di staccata, quindi diciamo è una cosa a parte. Ma gli aiuti, parlando di blocco frenata, controllo trazione, quelli devi provare a toglierli, anche se sarà difficile. Provaci, è un mio consiglio, no? Attenzione, Andrea Candio, grazie Prime per la prima volta. Grazie Andrea, grazie. Mi raccomando, punto esclamativo vantaggi. Facciamoci il ritmo di qualifica. Gabbo, invece guarda, il cambio manuale, se tu ce l'hai automatico, allora ti do un consiglio. Quando tu vai a utilizzare il cambio automatico, prova con il quadrato a scalare tu la marcia, ok? Capirai che se inizi a scalare tu la marcia, la vettura si arresta molto più velocemente del cambio automatico. Questo ti permette di essere più agile in uscita curva o in frenata, no? E noterai un miglioramento. Devi capire semplicemente quando inserire una determinata marcia e quando non metterla. Basterebbe semplicemente applicarsi, ragazzi. Non è che voi siete minori di altre persone che sono più brave. Semplicemente quella persona più brava si è applicata di più, fine. Poi ovviamente se lo fate semplicemente perché volete divertirvi, allora non ve ne fregate un cazzo di togliere gli aiuti. Però se lo volete fare un modo un po' più per poter migliorare, quello è il mio consiglio che posso darvi, no? Male male, Non benissimo. Devo fare meglio, c'ho 3 decimi da togliere. Però ovviamente qui siamo sull'asciutto, no? Quindi non vedo... Adesso io c'ho l'assetto da asciutto. Da bagnato, scusate. Mo adesso io ho l'assetto da bagnato, quindi sull'asciutto è normale che io vada più lento. Però sti cazzi, ci può stare. Cos'è che si è bloccato, ragazzi? Da pad togliere gli aiuti è impossibile. Eppure ti faccio un esempio. Riccardo RC, il ragazzo che veniva prima in live qui ad aiutarmi, che tuttora comunque mi sento in privato, eccetera, eccetera, ha iniziato con gli aiuti e poi spronandolo li ha tolti e riesce a correre. Ok, adesso il gioco è nuovo, si sta trovando in difficoltà, ma l'avete visto che ha pure vinto Saturday o cose del genere, quindi non è impossibile, ce la puoi fare. Allora, vi dico il consumo, iniziamo, va? State indietro, l'auto è pronta a scendere in pista. Stasera quando finisco questo GP saranno minimo le 10, giù. Ciao David, David Beck, ciao. Maledetto Riccardo che vince le Saturday. Ah,
Adesso lui è nel giro veloce, questo che sta arrivando dietro di me, no? Quindi io dovrei farlo passare, no? Per come... Però per come dice quello di TikTok, io dovrei avere comunque una velocità abbastanza... Ok, mi metto così. Ok, l'ho passato. Ok, mi ha passato. In questo caso, mi ha passato e non si è frenato. A posto. Vedrete che presto succederà che qualcuno inizia a frenare. A volte passano, pure nella clip di TikTok. Mi passa Leclerc normalmente, Verstappen mi inchioda. Purtroppo è così. Alcuni lo fanno e altri no. Vediamo, vediamo se andando a una velocità... Vabbè che qua c'è un po' più di spazio, però vediamo, vediamo. Vediamo se andando a una velocità meno da bandiera gialla, loro mi passano tranquillamente. Speriamo. Almeno risolvo il problema delle qualifiche e delle penalità. Ma non credo, che l'ho già provato una volta. Allora iniziamo a vedere il consumo, ragazzi. Iniziamo con la media. Io adesso ho 55 di frenata, ma è sbagliato. Potrei mettere 50, però sti cazzi. Ma sì, mettiamo 50 nel frattempo. Ok. Oh, lungo, 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 lungo. Calma, calma. È perché adesso il bilanciamento dei freni è a 50, quindi devo frenare un po' in modo diverso. Mo' non mi stanco. Madonna, non ti inchiodare. Attenzione che qua sta la ghiaia e si blocca la macchina, eh. Cioè, se mi infilate nella ghiaia e vi fermate, non ve ne uscite più. Quindi dovete stare molto, molto attenti. Oh, Dino, grazie. Prime nono mese. Grazie, Dino. Il primo sono stato abbastanza lento, eh. Un altro mese, vamos. Grazie, Dino. Vediamo. Vedete con questo assetto, nonostante tutto, in questo momento sono terzo. È vero che sono prove libere, però è una buona sensazione, eh. Cioè, nel senso, mi dà buone sensazioni questo assetto, sia sul bagnato che sull'asciutto. 1,57 il consumo, ragazzi. Però sono andato lento. Proviamo a spingere un po' di più. Qui sul bagnato la prima curva è un bordello. Troppo lento. È un po' diversa da guidare con questo assetto. L'ERS si finisce immediatamente, ragazzi. Cordola. Lento. È un po' più inchiodata sta vettura con questo assetto. Ok. Forse il primo lo facciamo. Troppo lento, forse. Ho anticipato troppo. Beh, vabbè, dai, ci sta. DRS 1,61. Questo è un po' più veritiero come consumo. Spero di provare immediatamente il bagnato, perché se no sono cazzi. Spero arrivi la pioggia in questa prova libera, perché se no in qualifica è un bordello. Davvero un bordello, ragazzi. Anche se secondo me abbiamo un grande vantaggio sul bagnato, perché secondo me la vettura è meno scorbutica in accelerazione, quindi mi troverò meglio di una vettura sviluppata al massimo con motore super mega potente, no? Un buon giro. Potrebbe essere un buon giro questo.
occhio. Non male come giro. Stiamo migliorando piano piano, no? Buono, buono, questo è un 17. Con gomma media e assetto da bagnato, 1,63. Non è male come giro. Anche se abbiamo utilizzato molto Hers, eh. Qua dobbiamo fare tutti i test possibili e immaginabili, ragazzi, perché dopo c'è già la qualifica, no? Male. Posso farla scorrere meglio qui? Quest'anno la prendo meglio questa curva, a differenza dello scorso anno che mi inchiodavo. Oh, finalmente l'ho fatta in modo decente, diciamo. Ci può stare anche qui. Un attimo che vi leggo, raga. Stava per volarmi via. Ok, chiudiamo sto giro. Penso possa bastare. Che dobbiamo fare ancora dure, soft, intermedie e full wet, sperando arrivi la pioggia, no? Ok. Ottimo. 1,63. Ok. Segniamocelo, va. Fatemi cambiare. Sì, ho già visto, Ale, che vanno forte. Però io ci voglio credere, no? Ieri abbiamo visto che... Io vedo, noto che c'è una pioggia che poi si abbassa di intensità, che poi finisce, che poi riparte. Se sei intelligente, cosa che non sono i bot, puoi creare la differenza anche stando ultimo, però non prendendo merda dal penultimo, no? Se te sei comunque ultimo, stai dietro e succede che devi cambiare mescola e loro sbagliano, io rivoluziono la gara, no? Quindi questo è l'obiettivo quest'anno con la VR, visto che è scarsa, no? Allora, eccolo qua. Grazie ragazzi per chi mi sta aiutando a segnare. Dog One e Pultigno. Pultigno. Allora, 57 non lo calcoliamo. Il 57 no, perché andavo lento. 61, 63, 63. 63. 1,63 di media, dai. 1,63 di media. Ci può stare. Adesso ce lo facciamo. Chi è? Miga, grazie. Con le nuove vetture bisogna fare tanta percorrenza? Più del 21. Sì, nella percorrenza di curva hai molto sottosterzo. Tanto sottosterzo. Se poi cerchi di... Almeno da quello che noto io. Esempio, nel curvone a Jeddah... Trovo davvero tanta difficoltà nel primo settore a trazionare velocemente, mettere il muso dritto dove devo comunque andare, quindi devi molto dosare. Poi dipende anche dall'assetto, però più tu la vai a caricare, più sul dritto perdi un'infinità. Quindi l'obiettivo è saper davvero dosare bene l'acceleratore e capire come prendere quella determinata curva, perché se sbagli un millimetro sta lì mezz'ora a sterzare. Quindi sì, assolutamente. Lo facciamo con le soft adesso, ragazzi. Perché te li segni i dati? Per sapere poi il consumo della benzina per quando faremo la gara. Tu calcoli che con la media spendi 1,57 di benzina e con la soft spendi 1,54, ok? La media è 1,55 e fai 1,55 per i giri, ok? Madonna, già ho finito le soft. Fai 1,55 per i giri del GPS e il consumo, più o meno, eh. Poi dipende dallo sviluppo, se il motore... Se la vettura perde molta benzina in giro, se cambi lo stile di guida in gara, se prendi più confidenza e acceleri molto prima in una curva, vai a spendere di più. Quindi l'obiettivo è quello di riuscire a guidare in questi test come guidi nella gara. Perché sennò poi ti sballa anche il consumo, no? Quest'anno noto
che i tagli sono fatti meglio. Tipo adesso, cioè io ieri ho preso in Australia una penalità di 3 secondi per 3 lunghi. Cosa inammissibile secondo me, però vabbè. Non riesci a capire quando vai lungo e perdi e quando invece tagli e guadagni. Però qui già noto qualcosina di diverso. Può essere? Lo spero. Stupido qua, eh. Attenzione con le gomme usate, eh. E non ne abbiamo più già. Già ce le siamo bruciate tutte le soft. Vedete, adesso ho messo l'ottava, anticipato la frenata. Perché vedete, se no poi vai lunghissimo. Invece devi sempre prendere il punto di corda. Allora, primo consumo, signori. E il tempo non è neanche male. 1.62. 1.62. Il tempo non è male per avere comunque... Attenzione che è qua. Per un attimo bandiera gialla. Arca puttana. Ecco, quando invece andate a sterzare tanto, come in questo caso... Beh, facciamo passare qua. Quando andate a sterzare tanto, poi ci avete molto sovrasterzo. Quindi dovete saper muovervi bene, che sennò fate una brutta fine. Poi sul bagnato dovete prenderla proprio in modo diverso quella curva, perché sennò non la riuscite a tenere. Le soft qui durano poco, eh. Quindi occhio. Perché la strategia, se c'è la pioggia, potrebbe essere un full wet o intermedia, poi dipende dalle condizioni della pista. E poi mettere direttamente la media e chiudere il GP. Vedremo. Ma dove punto tantissimo oggi è la gara sprint. La qualifica e la gara sprint. Che sulla gara sprint è vero che ci sono pochi punti in palio, però lì è l'unica parte dove te puoi difenderti davvero tanto per pochi giri e portarti a casa punti. O poi può succedere qualcosa, ti infili a posto. E poi vi ricordo che il risultato della gara sprint è la posizione della piazzola. 1.65 il consumo. Sulla griglia di partenza partiremo in base a dove siamo arrivati nella gara sprint, no? Vabbè, 1.65 non lo calcoliamo perché spinnai. Quindi proviamo a spingere un po' di più. Ho una buona sensazione. Negli ultimi 3 GP io sto sentendo una sensazione abbastanza buona di guida. Madonna, oh, la Madonna, Luca. Grazie, Luca. La Madonna, mi hai ucciso. Ha regalato 5 abbonamenti. Grazie, Luca. Grazie di cuore per il supporto. Tu sia benedetto. E benedetto il seno del tuo Luca Gesù. E la Madonna ancora. Dove va? Oh, attenzione Hamilton. Oh, bandiera gialla, mi devo fermare. Ah no, scusate. Nico, grazie Nico. La mazza di Negan. Grazie raga, grazie. C'era bandiera gialla, mi devo fermare, ma non l'ho fatto. Meno male che non mi hanno penalizzato. È per pochi, eh. 1.64 ragazzi. Grazie Nico. Ultimo giro ragazzi. E la Madonna che è? Sono impazziti. Che cosa ho detto per ricevere tutte ste sa? Mica, grazie. E minchia. Grazie di cuore raga, davvero. Ma avete fatto già superare l'obiettivo della live, vero? Scommetto di sì. Mamma mia, state impazzendo nell'ultimo periodo, eh? Non merito così tanto. Grazie. Ok. Dai, vediamo questo consumo. E chiudiamo con le soft. Ah, oh, Leclerc, attenzione. No, ok, ci siamo salvati. Guardate, i miei occhi si illuminano.
di fronte alla VR. Quanti punti hai? 5. Vai, a posto. 1,65. Box. Sono tutti 1,65, raga? Grazie, 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 raga. 62, 62, 65, 64, 65. Aia. Che dite? Ha detto pioggia in... Vabbè, tanto io le dure non le utilizzo, sti cazzi. Sta piovendo. Adesso facciamo quelle intermedie. $1,65 per voi. Va bene. Va bene. Va bene. Il problema è che adesso sta piovendo. No, non sta piovendo. Non sta piovendo. Non sta piovendo. Non sta piovendo. Fatemi capire. No, non sta piovendo. Facciamo anche qualche giro con le dure. Ci troviamo, ci facciamo tutto. Sti cazzi. Tanto abbiamo davvero pochissimo. Abbiamo solo sta prova libera. Poi la qualifica diretta, quindi... Cerchiamo di fare tutto adesso. Spero arrivi la pioggia, perché sennò sono cazzi amari, ragazzi. E spero non ci sia il bug della benzina su... Se non dovesse arrivare la pioggia, speriamo non ci sia il bug dello scorso anno, che quando non piove poi non puoi cambiare la miscela di carburante. Il carico di carburante, scusate. Allora, facciamo qualche 2-3 giri proprio così nel frattempo che aspettiamo la pioggia. Madonna, che schifo le dure. Mamma mia. Va, ok. Vediamo che tempo facciamo con le dure, utilizzando molto ERS. Madonna, che rischio. Tanto lì un capitale immobilizzato e gli interessi... Pem si impennano, chi è? Maurizione, grazie Mauri. Mauri, regala un abbonamento. Grazie Mauri. Però non è male come giro con le dure, eh? Vero che ho usato molto ERS, però... Minchia. Questo è un 19. 19,4. Oh! Oh! 19,4 con le dure, con assetto da bagnato. Minchia. Ecco, qui non ci siamo capiti, l'ho già detto l'altro anno, ho parlato con sua madre a settembre, lei era ripetente. Così superi l'hype train. Ha parlato molto bene di lei? Sì, no, a noi è l'up train, mica. A noi è l'up train. Ok. Ve l'ho detto il consumo delle dure? Spero di sì. Non ve l'ho detto, no? No, ancora no, ragazzi, ancora non l'ho fatto. So coglione, non ho detto il consumo. Fanculo. Non ne devo fare un altro. Speriamo non arrivi la pioggia. So stupido. Perché ho visto il tempo e sono impazzito a vedere il tempo. Ma lo facciamo un altro, dai. Voilà. E che cos'è? E che cos'è? Una bimba di frene. Un attimo. Dammi un secondo, faccio questo giro. Qua mi dice 1,56, ma siamo andati lenti. Un attimo.
Ok. Un po' lento. Non bene come prima, però. Bordolinia, ok. Peccato ci sia la pioggia, eh. La sento come un'occasione persa di vedere una gran bella gara. Invece col bagnato sarà tutto un... Madò, la sto perdendo, madò, la sto perdendo. Che cazzo è che si è aperto là? Che cazzo vuoi? Cosa si è rotto? Consumo 1,58. Cos'è che si è rotto? Niente. 1,58. Minchia, 1,58. Madonna, si risparmia davvero tantissimo. Facciamo 1,60 ancora. No, però prima ho detto col giro lento. Ah, ma c'è scritto, so coglione. Un attimo. 1,58, strategia di gara. Nu gira, ma segna. 1,58. Vabbò. Vabbò, vabbò. 1,58. Minchia, consumo. Catroie. Cioè, i giri migliori li ho fatti con le medie. Sì. No. Il 19 l'ho preso con tutte le gomme, con tutte le mescole. 18,8 ho fatto. Terzo settore mio. Vabbè, terzo settore lo faccio sempre abbastanza bene. Piastri 20,3. 18,8. Siamo come ieri, praticamente. Beh. Arriva la pioggia? No? Mi sa di no. Vediamo. Non arriva la pioggia. Cioè, io mi devo fare la qualifica... Porca puttana, la qualifica sul bagnato. Dai, dimmi che arriva, fammi testare. Spero non ci sia il bug, se no ci rovina tutto. Se c'è il bug della benzina quando c'è l'intermedia o la full wet, siamo nella merda. Ah, fatemi ringraziare la bimba di Frene che ha fatto coi 50 bits. Ciao Pier, sono alla disperata ricerca di una postazione da corsa come la tua per PS5. Dove posso trovarla, quella che hai te? Quanto costa? Allora, ai tempi c'era su Amazon ed era in offerta a 400... su per giù 400 euro e ti dà anche la versione GT, cioè io posso pure mettere quella versione GT, adesso ce l'ho bassa versione Formula 1. Sul sito Next Level Racing dovresti trovarla, ma adesso dovrebbe costare intorno ai 600 euro, non vorrei dire una cazzata, prova a guardare. Scusa se ti ho risposto adesso. Niente, non arriva la pioggia, cazzo. Il playseat, sì, 400 ed è perché era, mi sa, Black Friday, qualcosa del genere, l'ho trovata a quel poco prezzo, ma in realtà quando l'ho presa a 400 sul sito costava 700 e qualcosa. Occhio perché ci sono vari tipi, quella che ho preso io è quella che puoi mettere il rinforzo laterale, puoi mettere anche lo schermo attaccato, e puoi mettere anche la postazione GT. Poi c'è anche quella solo da Formula 1 e potrebbe costare anche di meno, ma non so se è ancora in vendita, eh. Occhio, non prendete mai playseat con il palo in mezzo alle gambe, perché se fate le 100% non ve le ritrovate più. E poi non riesci a tenere un Fanatec. Niente, non piove. Qualifica sulla pioggia. Cazzo. Mo speriamo non dia il bug della benzina, ragazzi. Allora, vi faccio il pronostico della qualifica. Scusate. Allora, passeremo la Q1. Minchia bordello però. È arrivata la fine la pioggia. 16, un secondo e uno da Leclerc. Minchia, un secondo e uno da Leclerc nelle prove libere. Uno. Vediamo sul bagnato. Madonna, mo sul bagnato senza saper né scrivere né leggere. Né leggere né scrivere. Né leggere né scrivere. Sarà un bordello. La pioggia arriva subito? O c'ho qualche possibilità? No.
Full wet Q1, full wet Q2 e asciutto alla fine della Q3. Quindi intermedia asciutto. Tosta, eh? No, prima la qualifica, poi c'è la gara sprint. No, è la gara sprint. No, no, è la qualifica. Ma che cazzo è mo? C'è la sprint race adesso. No, è la qualifica, cazzo. Fate diventa scemo. Allora, c'è la... Allora, io alzo la benzina, così giro il più possibile. Sì, io scendo in pista e faccio più giri possibili, dai. Così almeno cerco di capire. C'è qualcosa di sicuro che mi sfuggirà, eh. Eh sì, no, avevo letto, mo c'è la gara sprint. Ho detto, ma che cazzo... Questa è la qualifica... Certo. Fatemi fare più giri possibili. Madonna, io già lo so che sarà un bordello. Mamma mia. Chi è? Grazie Luca. Grazie, grazie, grazie. Allora aspetta. Facciamo una cosa. Porca vacca. Porca vacca. Mamma mia. Vai, 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 non ti fermare. Cammina. Cioè, uomo, tu mi devi spiegare perché sta facendo questo album, no? C'è la bandiera gialla? No. Quindi, capite bene che non è normale. C'è la bandiera gialla? Vero? C'è la bandiera gialla, è vero? C'è la bandiera gialla, come potete vedere. Adesso c'è la bandiera gialla, vero? Daffanculo. Guarda, adesso mi butto e lui si butta. Ok? Quindi, a posto? È la bandiera gialla? Grazie a... Grazie. Abbiamo notato che è la bandiera gialla, no? È proprio lei che li fa rincretinire. Intanto è un capitale immobilizzato. Oh, il bordello. Franza, grazie. Perché lui giustamente dice, ma che cos'è crearsi lo spazio? No, non mi interessa. Piano, piano. Dopo capiamo. Mo giriamo e basta. Mamma mia, infrenata come fa schifo. Mamma mia. Aspettate ragazzi, fatemi fare questi giri, dopo vi leggo. Madonna, le frenate. Un attimo. Blocca. Con la multigiocatore a 52 non bloccava, Cristo. Andiamo con 50. Un attimo raga. Ho provato a 55, blocca. Proviamo. Ce l'avevo a 55, ma ho visto che non andava. Ma è un casino, raga. Mo è un enorme casino. Ok, proviamo a abbassare il nostro delta. Prima cosa. Madonna, in frenata fa bruttissimo. Ok.
E due decimi già li abbiamo abbassati, a differenza di prima. Più concentrato rimango, meglio è. Porca troia. Mamma mia. È vero che mo ho molta benzina, eh. Vedi come blocca qui, mamma mia. Vaffanculo! Non è taglio, porca puttana, sono andato lungo! Mica ho guadagnato, ma che coglioni! Devo arrivare lì e togliere il bilanciamento e portarlo a 50, praticamente. Devo fare come Alonso, praticamente. Ogni curva devo cambiare il bilanciamento. Madonna, che casino. Mamma mia, oh. Pia, 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 pia. Un casino. Davvero difficile da guidare. Mamma mia. Mi trovo malissimo. Sto provando male, male, male. Sono ultimo. Bene. Ultimo. Dai. Sterza su. Mamma mia, raga. Potete immaginare? Madonna, proprio che non vuole girare quando freni. Minchia, ventesimo! Wow! Una porcheria! Ammazza, ventunesimo! Cazzo! Allora, questo lo facciamo di riposo. Ma no, è un bordello. Tanto sforzo per nulla, è davvero difficile. Davvero tanto difficile, ragazzi. Perché il nostro vantaggio erano le curve. Adesso io le curve col bagnato non mi creo più vantaggio sugli avversari, quindi su bagnato non la vedo così tanto spietata sta VR. Diciamo che la
più che la sprint race in gara, quando finirà la pioggia, forse qualcosa si può fare, ma fino a quel momento secondo me sarà un bordello. Vediamo. Piastri è più veloce di me. Davvero difficile da controllare. Otto minuti. Vai Magus, passami. Vai, 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 non c'è bandiera gialla, vai, vai, che dicono che con la bandiera gialla vi frenate. No. La bandiera gialla. Ciao Giorgio. Sono da solo. Cazzo, 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 non ti bloccare. Ragazzi, non ho possibilità di qualificarmi, eh. Non credo ci sia possibilità. Mamma quanto è tosta. Devo... o entro in box e cambio mescola, ma non credo. Vediamo previsioni del tempo. Questa pioggia leggera durerà almeno per 20 minuti, forse di più. Leggera? Devo entrare in box. Entriamo in box. Può essere che si potranno utilizzare le intermedie. Con le intermedie penso di andare un po' meglio. Vediamo. Box, box, veloci. Ma posso entrare così in box? Sì. Minchia, pensavo di stare nella coppa. Dai, 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 dai. Dimmi che posto. 5 minuti. Direi che con queste condizioni. Ok, intermedia. Vai sul sicuro. Intermedia tutta la vita. Migliora ogni secondo, guardate. Vedete? 105, 103, 100, 98, 96, 94, 92. Ok. Ogni giro è 1,28. Quindi se io scendo proprio alla fine con le intermedie potrei fanculizzarli. Fermo così. Mi servono 2 minuti, praticamente. Ok. No, ancora non scendono? Stardi. Quando vuoi, puoi partire. Vediamo. Vediamo la temperatura delle gomme. Anche. Fatemi pensare. Fatemi ragionare. Sono tutti con le intermedie. Devo passare per ultimo. 2 minuti. Devo passare per ultimo. Mettiamoci a guardare le temperature. Ok, mancano solo 2 minuti alla fine. Sei in zona eliminazione. Ci serve un giro a gran velocità o saremo... Mi serve un miracolo. Poi nella gara sprint mi difendo. Però mi serve un miracolo per passare sto Q1. Siamo ritornati con i piedi per terra, mi sa, eh. Zizi non ha frenato. Cazzo. Stanno raffreddando. No, dovevo fare un bordello adesso. Ho solo un giro. Ho solo un'occasione. Ho sbagliato i tempi, ho sbagliato i tempi. Ho sbagliato nettamente i tempi. Proviamoci. È Q1, ce la posso fare.
problema è che uso Hotlap, quello è il problema. Chiastre ancora con le full wet. Ah! Non mi piace. Non ce la faccio. Tostissima. Mamma mia. No. No, ragazzi. 25. Chi è? Di zio, grazie. Verstappen ventesimo. Mio, è fuori Verstappen. Verstappen e io fuori. Ma davvero? Piastri decimo. Ma tu non hanno utilizzato le intermedie. Verstappen fuori da Q1. Insieme a me Stroll, Gasly. Buono Stroll dietro di me. Madonna, Verstappen a fianco. Gasly, Magnussen e Vettel. Hamilton si è salvato. Madonna mia, ragazzi. La vedo tragica questa gara sprint. Lo so, ragazzi, però senza testare niente, prima volta, è un bordellissimo. È davvero un bordello. Vi do il pronostico. No, sulla gara sprint vi faccio. Wayne arriverà tra la prima quello lì per la gara sprint. Penso che più girerò sul bagnato e più inizierò ad essere veloce, però fa un casino, eh. Sì, ma era già sbagliato all'inizio, Gabbo. Avevo già sbagliato la terza, quarta curva. C'è da capire come cazzo... Madonna. Aspetta, c'è la prova libera 2 adesso. Cazzo dico. La prova libera 2, però abbiamo fatto tutto. Che cazzo devo testare nella prova libera 2 sull'asciutto? Che cazzo mi serve? Che mi serve la prova libera 2 se non c'è la pioggia? Non ha senso fare la prova libera 2. Che cazzo faccio? Un giro così, ma non mi serve un cale. Le soft le ho tutte finite. La media, la dura l'abbiamo utilizzata. L'intermedia non ce la fa utilizzare perché non piove, ovviamente. C'è in... Porca puttana. Vuoi vedere che mo c'è il bug della benzina, madonna mia. Zemai. Non arriva la pioggia. Che cazzo scendo a fa? Preservo il motore, no? Vediamo anche i pezzi. Mi trovo prima della gara sprint. Scusate, fatemi vedere i pezzi. L'abbiamo cambiati nell'ultimo GP, però... Mai dire mai, no? 39, 9, 15, 6, 12, 4 e 16 il cambio. No, si può fare. Se può fare, se può fare. No, ragazzi, non scendo. Non ho senso. Che cosa la bimba di frene? Ti ho già risposto. Sui beats ti ho risposto. Comunque, vediamo se c'è qualcun altro che... Ah, ecco, invece il manubrio e la pedaliera Fanatec, dove posso prenderli? Sul sito Fanatec. Siamo tornati. Pxto, grazie. Lui l'ho risposto. Così superi la P3. Ok, li ho risposti tutti. Scusate ragazzi, grazie per i sound. A Richitose e a Dizio. E Giuse. No, Giuse è quello di ieri, ok. Ragazzi, gara sprint. Tutte le vetture hanno superato il traguardo.
Queste le prime tre: Leclerc, Perez e Max Verstappen. C'ho più possibilità sull'asciutto che sul bagnato, probabilmente. Ma il prossimo appuntamento con la Formula 1 è tosta sul bagnato. Vengo subito. Mamma mia, che casino. Ma la vedo male, sul bagnato la vedo male. Fatemi capire la... Devo capire la strategia, se ci sarà un momento in cui smetterà di piovere. Lì mi serve capire. Ok, vengo subito. Benvenuti alla sprint di oggi, per quello che si prospetta un fantastico fine settimana. Maestro, 12! No, no, non è quello, guardi, proprio non è il caso, non ci azzecca. Chi è? Chi è? Chi è? Young Pava, grazie, ha regalato un abbonamento a... FN vince. No, perdo oggi. Non piove, come non piove? Davvero non piove. È asciutto. Zitti, buono. Diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position. E in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. E ora vediamo il resto della griglia. Perez, Hamilton, George Russell e Fernando Alonso. Ocon, Mick Schumacher, Bottas e Guan Yu Zhou. Tanto lì un capitale immobilizzato e gli interessi pennano. E Norris, Oscar Piastri. Il problema è che tra i primi otto, non ci arriveremo mai. No, no, non è quello. Gasly, proprio non è il caso. Non ci azzecca. Verstappen e Lance Stroll. Ciao Rotigno, grazie. E Young Pava, un altro abbonamento. A Banjo, grazie. Il problema è che tra i primi otto non ci arriviamo, sicuro. Per la sprint race. Quindi vuol dire che questo dobbiamo prendere una posizione migliore possibile per la gara. Aspetta. Ma piove dopo, cazzo! Dovrebbe piovere! Cazzo, piove! È intermedia full wet, madonna che casino! Minchia che casino! Aspetta. Qua non posso cambiare... La soft non la posso usare, ma posso usare la dura. Che non mi dà nessun vantaggio. 21 giri di media. Neanche la soft, cazzo. Sì, qua è azzeccare il momento giusto. Oppure sperare che non arrivi la pioggia, oppure vadano loro e mancano due giri e proviamo... a rimanere in pista con la media. Che cazzo ne so? Che cazzo l'ha mai fatta sta cosa? Mo, è un bordello, scusate. Facciamo il calcolo del consumo della media. Ma se arriva la pioggia? Se arriva la pioggia... Grazie, Rotigno. Se arriva la pioggia? Non posso mettere la soft, ragazzi. Non la posso mettere. O media o dura. Perché le ho consumate tutte le soft. Se aggiungi uno stint in più, puoi usare la soft. Ma la soft quando dura? Quanto dura la soft? Fatemi pensare. Mi metti la media qui, per favore? Grazie. Azzo. Sì, posso mettere la soft, ma... Arrivo a 80% di usura. Però se arriva la pioggia... Se arriva la pioggia io poi metto... Oppure poi provo a fare la pazzia di continuare con la soft e difendermi. È l'unico. Se arriva la pioggia io ho utilizzato la soft fino adesso... Se arriva la pioggia è fatta. Un capitale immobilizzato e gli interessi. Minchia, grazie Young. Madonna mia Young. Soft e ti diverti. Vai soft. Ho un po' di paura, ragazzi, sinceramente. Giovanni Galiotto, grazie. Prime settimo mese. Un altro mese in questa community. Sempre bello vedere le tue live. Dai, Pier. Madonna, spero di non fare cazzate, ragazzi. Spero di non far cazzate con le soft. Ero 1,65. Devo calcolare 1,65 per i giri che sono... Madonna, 21 giri. 34.
34 e 6. Ho paura. Maestro, 12. No, no, non è paura. Guardi, molta non è paura. Non ci azzecca. Grazie, Roti. Soft, probabile safety a Imola e semmai cambi lì. Hai anche ragione. Il problema è che se poi arriva la pioggia, che cambio a fare? Non lo so. Ragazzi, noi non ci giochiamo i punti, no? Quindi bisogna rischiare, no? Quindi se sbaglio non è un problema, no? Non è che mi gioco il mondiale. Mi gioco la possibilità di entrare tra i primi 10, ma poi col bagnato dove vado in gara? Dovevo provare ad arrivare tra i primi 8 in questa gara. 21 giri. Grazie, Scavino. Oh, raga, proviamoci. Oh, che cazzo ci frega, oh. Scusa, non per qualcosa, ma a noi che cazzo ci frega. Provare non costa nulla. Madonna mia, che ansia terribile. Leviamo sto bilanciamento dei freni. Rischio, rischio, ragazzi. Ma tanto abbiamo Verstappen che potrebbe darci la possibilità di recuperare, eh? Potrebbe dar problemi Verstappen. Poi con le soft dovrei reggere di più se parte subito la pioggia. Invece di fare soft intermedia full wet, faccio soft direttamente full wet, perché ho più grip di loro. Proviamo, vediamo che cosa ne esce fuori. Mai dire mai, no? Pioggia prevista tra circa 10-15 minuti. Ok. 10-15 minuti la mia gomma è finita praticamente. Un po' tosta come cosa. Vediamo. Sarà difficile andare a prendere i primi 8, eh? La soft si usura prima della media, però. Non lo so. Non lo so se è stata una buona mossa. Parcheggio, proviamo a scattare al massimo appena le luci si accendono. Concentrazione, che qua la prima curva è un bordello. Grazie Young, grazie di cuore davvero. Ma che cazzo è, passato Gesù Cristo qua? Si vede in... Oh! Non una buona partenza. Oh! Portacci di Verstappen. Calma, calma, calma. Ma che bordello. Grazie, Stroll, eh. Pazzesco. Guidano in modo spericolato davvero. Box Richard.
sportello. Minchia, sta... Oh, camminate, Madonna di Cristo. Mi bloccano. Stanno bloccando. Mi stanno bloccando proprio. Poi sul dritto non ho potenza del motore. Vedete? Ma voglio usare l'ERS. Dai, cazzo, avvicinati. Non ce l'ho, bandiera gialla. Allora, piastre davanti a noi, giustamente. Mi sembra giusto. Niente, fanno blocco, fanno blocco. Ma porca puttana, fanno un blocco clamoroso. Tra circa 10-15 minuti. Devo fare la pazzia, se no qua non me la porto a casa. Cioè no, la vittoria no, però una buona posizione non la piglio se non faccio qualche pazzia. Purtroppo non c'è molto spazio. Qui inchiodano. Dai, dai, se non ce la fa neanche con l'ERS attivo. Non è cosa. Dai, cazzo, che ce la puoi fare a superare una cazzo di vettura? Sto macinino di merda. Caputtana. Splendido, bella mossa. Per superarne uno. Creato una voragine, ragazzi, si è creata. Ma la pioggia potrebbe essere mia amica. E si stanno ricompattando però, eh? Non del tutto, però. Non ne ho sul dritto, non ne ho sul dritto. Distanziando l'auto alle tue spalle. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Le gomme da asciutto sembrano le più... E a Russell. Che arrasse, ma è burdel. Perché tutti davanti a me? Davanti non succede mai un cazzo. Dai, dai, dai. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF.
D'accordo. Potrei mettere doppia soft, giustamente. Cazzo, Gasly è diventato più veloce, mo. No, qua non c'è spazio per effettuare sorpassi. L'unica parte è sul dritto, ma sul dritto non ho vettura, non ho motore. Pensavo fosse più semplice. Ma invece no. Niente, non ho spazio. Qua è l'unica parte dove posso attaccarlo, ma qua rischio un bordello. Ma me lo danno sul dritto lo spazio. Mo lo porto io a spasso, stro. E se ne va via. Ma guarda come va via, Cristo! Niente. Possibile. La Madonna di Dio. Ma cazzo ti infili, Gasly, Madonna. Mo le mie gomme iniziano a far schifo a differenza loro, secondo me. L'ho perso il treno per poter far bene, per poter tenere il passo loro devo usare molto Hertz, ma poi alla fine mi finisce sto punto a capo, no? Qua che perdo tanto. Ci risiamo. Ah, ha colpito Gasly. L'ha colpito Gasly. Si è colpito con Stroll. Molto bene. Si gode, si gode. Ho visto un pezzo di Gasly volare. Quanto è lento Piastri, oh. Minchia Leclerc, è Leclerc quello che sta scappando via. Mamma mia. Un Piastri non dovrebbe essere un problema da superare. Ok. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Beh, è un problema pure. Minchia, che sudata per prendere 4 posizioni. 18esimo. Mi serve un cazzo per partire 18esimo. Due sei da fette. Due e tre. Sta per arrivare la pioggia.
L'obiettivo è quello di fare soft e poi direttamente full wet, in modo che loro abbiano un pit in più. Se fanno un pit in più e fanno intermedia full wet, secondo me ci guadagno. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate. Previsione del tempo, non le gomme. Ciao ragazzi, ciao. Come state? Tutto a posto? In famiglia? Porca madonna, malissimo in famiglia a me. Dai, pioggia. Facci sognare, pioggerella. Su. Aspettiamo di vedere le prime gocce di pioggia nel giro di qualche minuto. Ok. E mo bisogna rischiare. Box, box, rientriamo in... O faccio intermedia, o faccio intermedia e non metto la full wet, o faccio al contrario. Non lo so. Lo scopriremo presto! Oh, i pezzi a loro non si staccano, eh! Pazzesco! Il sottoscocco è un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Vabbè. Attenzione, la virtual safety car è stata attivata. Sul dritto mi ha tirato la botta, eh? Non è che è in curva, no, ma è incominciato sul dritto. Vabbè, ragazzi, è così, ormai. Va bene, c'è la virtual. Alonso è fuori dalla sessione. C'è un'altra vettura pure. E no, ancora non piove, se no potevo andare adesso e box. Non terrà mai sul bagnato questo danno. Oscar sta rientrando per la sosta. Riduci la velocità. Cazzo, il delta. Troppo basso, rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Non puoi effettuare sorpassi. Il distacco da... Ti stuprano. Incredibile. 9 secondi. Ma abbiamo ancora un jolly da giocare. Se regge la vettura, eh. Crediamo che il sottoscocca sia un po' rovinato, ma niente di serio. Niente di serio, no. Niente, zero proprio. Non si mette a piovere qua. Non si decide a mettersi a piovere. Non possiamo fare molto, eh. Eccola. Queste gomme vanno ancora bene. Ok. Adesso
non ci voleva quel cazzo di Vettel che mi ha fatto questo danno, perché adesso sarà un bordello tra gomme usurate e la pioggia. Nuova strategia disponibile sul DMF. Capito? Aspetta, aspetta. Aspetta. Non le metto le intermedie, proviamo direttamente le full wet. Non adesso. Devo rischiare. Ma non so neanche se guadagno posizioni così. Non tiene. Me l'ha distrutta. Incredibile. Me l'ha distrutta quel bastardo. Le altre squadre stanno montando le gomme intermedie sulle loro vetture. Forse è una buona idea. Devo rischiare. Il meteo sta peggiorando. Stai attento alle pozzanghere. Non so se siano più veloci le gomme intermedie o quelle da asciutto. Siamo in un caso limite. Devo provarci. Andrò lentissimo. Devo sperare che aumenti la pioggia. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. No. Non sembra che aumenti ancora di più la pioggia, eh? No. Ok, d'accordo. Che coglioni. Provo a mettere direttamente le full wet, raga. Che cazzo devo fare? No, non regge. Grazie! Porco Dio! No, inguidabile. Secondo noi è il momento di passare alle gomme intermedie. C'è acqua sull'asfalto e probabilmente non si asciugherà molto in fretta. Purtroppo non è andata come volevamo noi. Le gomme intermedie sembrano le più... Mi devi dire le previsioni, non le gomme. Porco Dio! Previsioni del tempo, le gomme. Voglio sapere se piove di più dopo, se non piove di più. No, niente, zitti. Fanculo, andate. No. Non è così. Fanculo. Che coglioni. Proviamo con le full wet, chissà, inizia a piovere più forte. Dai. Bella, ma porca di quella puttana, di quella puttana. Ma no, non dire niente, non dire niente. E mo mi vengono a doppiare, Cristo. Alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Vediamo che si riesce a fare. La batteria è carica, usa il sorpasso. Assorta, Alex. È andata a schifo. Bandiera blu. Più veloce l'intermedio. Nettamente. Sì. In gara sarà un altro bordello. Taglio, sì, giustamente. È un taglio, ho guadagnato 25 secondi sulle Leclerc, guarda. Oh, vaffanculo, va.
La vedo malissimo, eh. Per la gara sul bagnato sarà un bordello, secondo me. Effettuare sorpassi è impossibile in questo GP, visto le condizioni dei bot. Quindi in gara davvero devi evitare qualsiasi contatto e sperare che li facciano loro, si danneggiano e prendi posizione. Più di così non puoi fare. Oh, Stroll guadagna punti su di me. Cristo di pioggia. No, non sembra andare. Sto perdendo. Distacco dall'auto davanti, 12,0 secondi. Mamma come vanno sul bagnato però, eh. Vanno troppo forte sul bagnato. Troppo forte. Secondo il radar il temporale dovrebbe durare un po'. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Meno male che è successo nella gara sprint. Però non lo so se in gara col bagnato senza danni posso essere competitivo, eh. Io credo di no. Temporale durerà per un bel po', almeno 20 minuti. Un cazzo da fare. Grazie. Alla fine della gara saremo penalizzati. Primo taglio vero. Dei secondi da scontare. Abbiamo fatto il primo taglio, signori. Non lo so se è il sottoscocca che mi pregiudica la gara, l'agilità in pista, non lo so. Okay, gli avversari stanno mettendo a segno ottimi risultati su gomme intermedie. Sarà il caso che le montiamo anche noi. Vaffanculo Alex, vaffanculo Alex, sei inutile. Come devo far passare a questi, bordello. Niente, penultimo praticamente. Purtroppo il passo ce l'avevamo sull'asciutto, ma è proprio impossibile effettuare sorpassi. Ce la farai! Ce la farai! Un attimo, raga. Vedrai che ce la fai! Ce la fai, non ce la fai! Beh, oh, che fai passare, mi cago tu cazzo, già! Hanno una trazione della Madonna. Io non so se sono le intermedie. Ma come blocca. Bandiera blu. Crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Questa è andata a schifo. Passi, frena, non lo so. Chiudiamo sta sprint, va? No, bandiera blu.
Fanculo. Ma su. In gara bisogna... Madonna mia, Bottas! Pass. Prego. In gara bisogna trovare una soluzione, ragazzi. Che non mi sembra per niente competitiva. È vero che abbiamo una mescola sbagliata, però... Mamma mia, mo' devo far passare tutti questi. Ma Schumacher, corri! Schumacher, chiudilo tu come ha fatto nella realtà, no? Cazzo, è nono, è partito a fianco a me questo. Mamma mia. Schumacher, tieni, tieni, Schumacher, tieni. Che Leclerc ringrazia. Piano. Non si è più bagnata come sembrava. È rimasta così da intermedia. Dava acquazzone, ma poi alla fine la pista è rimasta da intermedia. Vabbè. Ok, vince Charles questa sprint. Ventunesimo. Che dobbiamo fare? Bandiera blu, bandiera blu. Bandiera blu, crea una certa distanza e lascia passare la vettura dietro di te. Ok, grazie. Ma che bordello che sta dietro Ricciardo. Vabbè, niente. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Perché ti sta antipatico Max? Non capisco. A te non ti può stare antipatico un calciatore? A me mi sta antipatico un pilota, posso? O perché a te ti sta simpatico io non lo posso avere antipatico, no? Ho capito. Vediamo cosa è cambiato nella classifica. 8 punti Leclerc, 7 Sainz, staccando ulteriormente gli avversari per il 0 Verstappen. Oh, grazie raga, grazie Exo. Nel frattempo Aston Martin scala la mo ci dobbiamo fare la gara. Mo speriamo che siano esatti i tempi meteo di quel fangoso di Alex. Sennò un casino. Su bagnato ho paura. Poi anche se sei più veloce non trovi spazio per effettuare sorpassi. Vi devo dare il pronostico per la sprint. Aspettate raga, secondo me sta gara sarà stile Bahrain, eh. Sarà molto 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 brutta. Che posizione ho fatto? 19? Giusto? No, Nicolò, penso sia normalissimo che ognuno abbia delle antipatie e simpatie, no? 21esimo, ok. Da 16 a 22. Ok, data, ve lo faccio per la gara. Mi è bastato vedere cosa ha fatto Schumacher per non farsi passare nell'ultimo GP, per non apprezzarlo proprio. Allora. Ok, ve lo do per la gara. Grazie Rotigno. Maestro, 12. No, non è questo. Grazie, vediamo chi devo ringraziare. Sono molto deluso perché non pensavo fosse così tosta sul bagnato, eh. Non me la ricordavo così difficile. Ma la posizione delle sprint non le mette, quindi. No. Ragazzi, la gara sarà... Aspetta, fatemi ricordare. Intermedia, madonna la benzina, io già lo so. Intermedia è asciutto.
sopravvivere con le intermedie per poi andare forte con la shoot. Proviamoci, ragazzi. Secondo me sarà una caponata inizio gara, eh? Vediamo come va all'inizio. Capiamo se all'inizio temporeggiando. Ma non te lo danno lo spazio, non so dove superare, non so dove effettuare il sorpasso, non è molto più veloce. Esco leggermente meglio, ma poi non ho un motore. Magliette e cappelli del pubblico di casa. Ci aspetta una gara unica qui al Gran Premio dell'Emilia-Romagna. A differenza della maggior parte dei circuiti di Formula 1, a Imola si corre in senso antiorario, la lunghezza è di quasi 5 km, oggi ricoperti di pioggia. Suddiviso in parti quasi uguali da 9 curve a destra e 10 a sinistra. Stiamo attenti all'entrata in curva 16. Per i piloti sarà cruciale gestire la velocità. Scopriremo se adesso con le intermedie senza danni saremo competitivi. Non lo so. Poi via verso il rettilineo più lungo della pista, che ahimè oggi non avrà il DRS disponibile. Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. Charles Leclerc parte dalla pole position e in seconda posizione c'è un soddisfattissimo Carlos Sainz. Per quanto riguarda il resto della griglia, Perez, Ocon, Valtteri Bottas e Tsunoda, Mick Schumacher, Verstappen, Zhou e George Russell, Magnussen, Hamilton. Stroll, penalità in griglia di partenza. Ma sulla gara sprint Stroll non prende non prende punti di vantaggio, ragazzi. Stroll, Daniel Ricciardo e Oscar Piastri, Norris, Pugliese, Gasly e Fernando Alonso completa la griglia. I preparativi sono quasi completati, scendiamo in pista. Preso penalità. Per i nostri piloti oggi non sarà certo una facile traversata. Con tutta la pioggia che sta cadendo è proprio la parola giusta. Che ne pensi? Vedo che la pista è completamente allagata. In queste condizioni un pilota ha tre preoccupazioni principali: la pista bagnata, la temperatura delle gomme e la visibilità. Quando si guida tra gli abbondanti schizzi sollevati dalle gomme Pirelli diventa difficile valutare la distanza. Ci ha votato 1-3. Possibile. Allora, finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. Non so neanche le gomme, non so nulla. Le intermedie quanto consumano di benzina? Boh! Le full wet quanto consumano di benzina? Boh! Se le hard facevano 1,58, penso che le intermedie facciano 1,55. Qualcosa del genere. 1,50. Che cazzo ne so. 1,56. Poi si asciuga. Facciamo tutto da 1,58. Da dura, dai. 63. 99. Questo dice 104. Ok, non è buggato. Almeno questo. 99,5. Non lo so. Pani, è impossibile perché le due Ferrari e le due Red Bull le devi già calcolare, quindi c'ho l'ultima scuderia, è impossibile, non ci sono zone sorpasso che qua t'ammazzano, devi evitarli invece di superarli, quindi non credo sia, ma neanche se lo fai per mille volte riesci a vincere. Non capisco. Non capisco la benzina. Non capisco la benzina. Sono 63 giri, metto 63. Giusti, giusti. Poi se entra la safety recupero. Aver raddoppiato, sì. Quindi faccio 62. Non so il consumo di intermedia. Madonna mia, che non lo so. Non lo so. Grazie Tei, non lo so. 61,5. Proviamo, dai, ascoltiamo sti cazzi. Male che vada, ci abbiamo provato. Speriamo finisca subito la pioggia. Prima finisce la pioggia, meglio è. Prima finisce la pioggia, meglio è.
Allora, la vedo male. Una merda. Di aderenza, ma ora devi scaldare le gomme e ricorda di scaldare anche i freni. Perché abbiamo sto problema con l'aerodinamica. Ah sì. Che ci abbiamo il gancetto davanti del cofano difettoso. È uno dei nostri punti deboli. Ci ha ravaricati proprio, ma ci stiamo lavorando. Bene. Grazie Roti. Non lo so. Dimmi che finisce subito. Stai andando bene, continua così. Ci aspettano circa altri 10 minuti di pioggia. 10 minuti. 10 minuti di sofferenza. Sono le più indicate per ora. 10 minuti di sofferenza, davvero? Solo 10? Magari. Se sono solo 10 posso fare. Le soft quanto durano? Boh. Media. Che cazzo ne so? Grazie, Exo. Non so. Porca puttana, è spavento. Te. Quando siete stronzi. Voilà. Solo 10. Impossibile. Non ho capito, Rotigno. Cos'è solo 10 impossibile? Ah, 10 giri. No, non credo siano solo 10 minuti. Però non capisco dopo che cosa devo fare. Doppia soft non credo ci arrivo. Media non lo so. Andà tranquillo, metto la media e poi vediamo. Loro potrebbero mettere la dura. La vedo male, raga. Penso che i primi, finché non smette di piovere, non avremo possibilità di lottare, eh? Ma solo dal grip di partenza perderò due posizioni. Poi c'ho Gasly e Alonso dietro, penalizzato. Parcheggio ottimo, ora devi soltanto concentrarti sulla partenza. Sarà tosta. Stanno colpendo, ma i pezzi non saltano, eh. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Ok. Minchia, ho visto Norris fare qualcosa di strano. Ci ho cagato in mano. Dove cazzo è? Non si vede nulla. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. No. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Madonna di Dio questo. E dai, non mi fa perdere tempo. È box. Uno ha rotto, miracolo. Già lo so che finisce a schifo qua. Alziamo il piede. Sopravviviamo. Dai, finirà sta pioggia, no?
Non ne ho proprio di passo. Meno male che questi qui si bloccano e quindi riesco a stare un po' vicino, ma... Poi tra dritto e certe curve. Le previsioni attuali sono di circa 5-10 minuti di pioggia prima che si asciughi. Le gomme 5-10. Intermedie sembrano le più veloci per ora. 5-10. Madonna di Dio. Calma, non commettiamo errori. Si asciugherà, no? Però quando si asciugherà avrò l'assetto da bagnato. E sarà una perdita quella. Però c'ho la strategia dalla parte mia. Posso creare una strategia per fotterli. Più si asciuga, più penso che con le intermedie vado meglio. Infatti inizio a essere un po' più veloce adesso. Senza testare, senza nulla. È normale che io abbia delle difficoltà, no? Però ok. Ok, le due Ferrari e Verstappen terzo già, se non... No, non è Verstappen, dovrebbe essere... Non avremo abbastanza carburante. Perez. A conservarne un po'. Lascia l'acceleratore e fai rallentare l'auto naturalmente fino al punto di frenata. Stai zitto. Dai, che sta per smettere, dai. E si asciuga subito, qua cambiano le strategie. Però si asciuga subito. Posso guadagnare solo grazie alla strategia. Che dalla velocità proprio non è cosa. E devo superare Stroll a tutti i costi. Potrei anche effettuare sorpassi. Il problema è che non so dove. Qua è l'unica parte dove posso superare, ma non ho motore. È tosta. Oh, Ma tu vedi un po' a Cristo. Quando è fatto apposta, oh. Bastardo. Hai conquistato una posizione. Che bastardo di gioco, mamma mia. Oh, provano a suicidarti in una maniera incredibile. Provano ad ammazzarti in una maniera pazzesca, Una caponata. Mamma mia, davvero. Ok, iniziamo ad avere un buon passo, Passo non è male. Qua è ancora tutto aperto. Okay.
E poi il dritto problema. Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Si sta asciugando, ma ci vorrà un po' di tempo prima che l'acqua sparisca del tutto. Per cambiare le gomme è ancora troppo presto. Ma c'ho Piastri davanti, cazzo. Ho Piastri davanti. Guarda questo, va. Guarda questo per evitarlo. Dai, dai. Ok, concentrazione. Niente. Il problema è che non puoi lottare. Devi alzare il piede, sennò t'ammazzano. Non è adesso che devo prendere le posizioni. Non è adesso che devo rompere. Ogni cosa al suo tempo, no? Il pilota davanti guarda. Fateli divertire. Mamma mia. Fateli fare. Quando smette di piovere? 10 minuti il cazzo? Porca puttana. A quanto pare tra poco la pista si asciugherà. Ma l'hai detto 10 minuti. Ma l'ha detto 10 minuti fa, me l'ha detto. Questa pioggia dovrebbe cessare presto, quindi occhio ai tempi sul giro, potremmo dover montare presto le gomme da asciutto. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Avendo un mare di problemi. Non credo che la pista sia abbastanza asciutta per cambiare le gomme. Manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Fateli fare. Il distacco dalla vettura davanti è 2,3 secondi. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Sto aspettando che finisca di spiovere, cioè finisce, si asciuga. Lì forse abbiamo qualche possibilità. Non mi sto prendendo rischi, che adesso non ha senso. Anche perché sta cazzo di macchina non gira. Ok. Dai. Adesso si deve solo asciugare. Ed entrare anche un giro più tardi di Piastri, ma entrare non è lo stesso giro di Piastri. Un attimo. Ok.
Penso che qui doppia media e si chiude. Se non è così, possiamo pensare a pure fare media soft. Però adesso speriamo che sono così coglioni da mettere la dura. Questo è l'unico... Oppure potrei mettere la soft, che all'inizio ho un grip migliore e posso recuperare. Non lo so, vediamo. Potrei entrare subito e box e mettere la soft, però poi quanto mi dura? 10 giri, 12 giri. Doppia soft non credo duri. Che farà massimo 15 giri, 30 in totale, doppia soft. Non credo sia buono. Il radar mostra sereno, le condizioni si inizia ad asciugare. Adesso sono buone. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Inizio a guadagnare? Possibile? Ok. Ok, calma. Potrei mettere la soft e levarmi dei coglioni piastri, però secondo me qua media funziona. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,6 secondi. Secondo me qui media ha il suo perché. Ma non ho doppia media! Cristo! Non ho doppia media, ho una media. Ho una media. Io devo fare per forza... Loro faranno dura... Dura media faranno loro. La doppia media non ce l'abbiamo, mi sa. Ditemi in chat se ho ragione. Non ho la doppia media, giusto? Comunque, grazie a Leo, eh. Media ci sta? Non credo ci sia la doppia media. Ma è solo uno il treno. Solo una media. E quindi devo mettere per forza una soft e allungare tantissimo. Ma mo il motore pure. Madonna, mezzo GPS si rompe. Madonna di Cristo. Metteremo la soft. Madonna, quasi quasi entro adesso. Madonna, mi viene voglia di entrare adesso. Il pilota davanti è più veloce di un secondo a giro. Una puttana. Le condizioni sembrano stabili al momento, non è prevista pioggia. Le gomme intermedie sembrano le più veloci per ora. Asciugati, cazzo! Devo provare a fare il miracolo, soft media, ragazzi. In modo da avere il vantaggio adesso e sperare che loro adesso mettano la dura. Quindi avere due mescole di vantaggio. Che se mi amalgamo alla massa, rimango qui.
nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme intermedie sembrano le più indicate per ora. Che ancora non si asciuga per... Poi perdo qui, che devo fa? Stacco è 1,6 secondi. E arrivo sempre sotto al secondo qui, ma poi... Alcune pozzanghere stanno scomparendo. Per il momento queste gomme vanno ancora bene, ma tra non molto le condizioni potrebbero essere adatte a quelle da asciutto. Un altro giro, al prossimo entriamo. Non voglio rischiare. Non ne ho sul dritto! Arca puttano, cazzo! Raga, il cazzo, le soft. Questa ancora non tiene un cacchio. Vedi come si alza ancora l'acqua. Devo attendere, devo essere paziente. Io devo aspettare il loro errore. Non devo essere frettoloso. Puttana. Aspettiamo. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Non sappiamo quali siano le gomme migliori adesso, quelle da asciutto o intermedie. Ok, allora quindi faccio io l'ingegnere di pista, no, non tu, eh? La situazione non è ideale, ma non c'è ancora motivo di cambiare le gomme. Bordello. È qua. Gang bang. Che cazzo. Non credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme. Manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Buono, perché più andiamo avanti meglio è. Posso fare davvero soft media. Qua basta che entra una safety car, stiamo di nuovo tutti compatti. Io ho il vantaggio della mescola, eh. Quindi non è detto che possa andare proprio male sta gara, eh. Anche se non è da VR, soprattutto per questo tratto. Se stacco l'ERS è finita.
Ok, credo che sia arrivato il momento di venire a cambiare quelle gomme. Cazzo vuol dire? Il radar mostra sereno, le condizioni meteorologiche per adesso sono buone. Non so se siano più veloci le gomme intermedie o quelle da asciutto, siamo in un caso limite. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Ma allora sei coglione, eh? Ma allora sei un testa di cazzo. È il momento buono per il pit stop. Rientra ai box alla fine di questo giro. È andato a mettere le... Ma tu vedi un po' a Cristo? O se entra Piastri io non entro. Dove sta Piastri? Vediamo se abbiamo fatto bene. Io ho i miei dubbi. Io ho i miei grossi dubbi di aver fatto la cazzata del secolo. Fantastica, è stata più veloce di... Secondo me è ancora bagnato. Però hanno attivato il DRS da una parte. Vediamo. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Madonna di Cristo, peggio di prima. Dove cazzo mi avvio? Ma mi doppiano, Cristo. Non tiene niente, raga. No, non mi può doppiare, cazzo. Se mi doppio è finita. La modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Ma tu non tiene, che cazzo è? DRS abilitato perché? Sto perdendo. Porca troia. Quel coglione nelle orecchie non serve a un cazzo, eh. No, se alzo il piede è finita. Cos'è che si apre lì, mo? Mo si stacca tutto a sta macchina. Ti prego, Ferrari, stai dove cazzo stai? Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 37,7 secondi. Bandiera blu. No, no, che bandiera blu? Dove l'hai vista? Dove l'hai vista? Stai dicendo una bugia. Cazzo. Dai Leclerc, per favore. Passa, passa, vai, fai subito. Tanto deve entrare box, no? Madonna, quanto veloce. Oscar sta rientrando per la sosta. Mettete le intermedie, vi prego. Mettete le intermedie. Se mettono le intermedie hanno perso. Sono in un caso limite, eh? Potrebbero mettere... No, soft, cazzo. Pure loro soft. Questo è Bahrain 2.0, ragazzi. Purtroppo. Questo è Bahrain 2.0. Ho perso solo entrando prima in box. Vediamo adesso se sull'asciutto. Madonna, sta cacacazza di Ferrari, oh!
4.6, 4.3 da Gasly. Vediamo se guadagniamo sull'asciutto, almeno quello, Gesù. E dai, con le intermedie più veloci di me, com'è possibile? Pazzesco. Non mi dà penalità che ti sputo in faccia, eh? Entra in box, Sainz, un cacare i coglioni. Trovati a tuo agio nei box, per favore. Bravo. 3-7. Pure questi fanno soft, soft media, mi sa. Inizio a guadagnare, ma davvero poco. E poi se non metto l'ERS non guadagno più, è incredibile. Va a 4 km orari sta cazzo di macchina. Secondi. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! 2-8, dai, guadagniamo, guadagniamo. Godo, 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 Stroll, godo! Aspetta! Per favore, potresti scoppiare e far entrare la safety car, no? No? Arrivo sul dritto e perdo. Che coglioni. Abbiamo ancora parecchi giri, quindi tutto è possibile. Giro 33, 36, mi consiglia di mettere un'altra soft? Non lo so, non lo so se mettere un'altra soft, prossime gomme soft nuova, non lo so, non so se conviene mettere un'altra soft, quanto sta di usura? Vedremo dopo. A che giro sono entrato, ragazzi? Ma non guadagno. Okay, vedete, adesso inizio a perdere. 8,6 secondi. Guadagno negli altri settori, ma arrivo sul rettilineo e inizio a perdere un bordello. Anche per il calo di potenza del motore, come sempre. Al 17. Ok. 17 a 20 sono 3. Siamo al 22. 5. Sono 5 giri. 5 giri. Sono 5 giri che faccio questo. Devo entrare a 33. Quindi vuol dire 11, 16, 16 giri la soft, 16 giri, 33, 43, 49, media, media, assolutamente media. Quindi loro fanno soft, soft e poi metteranno un'altra mescola probabilmente. È impossibile, facciano soft, soft e fine.
Non ci credo nemmeno mai. Il distacco dalla vettura davanti è... Minchia, Stroll ha problemi. Minchia. Meno male che ha problemi, Stroll. Sto spingendo come un dannato, ma non serve a un cazzo. Sarà dura, eh. Niente, inizio a perdere da Gasly, eh. Sì, guadagno, ma quello che guadagno lo perdo sul dritto e sto punto a capo. Adesso il DRS potrebbe aiutarmi, eh. Però vedi, non ce la fa neanche col DRS. Pazzesco. Non mi fa perdere tempo. Dai, sbaglia, dai. Dai, sbaglia. Muoviti. Mo' mi arriva la Ferrari a prendere, Cristo. Ti muovi. Lo so, sarà tosta, sto GP sarà tosto, ragazzi. Camma fa. Dai, che ce la fai sul dritto, dai. Ok, bel sorpasso. Non ce la fa, oh. Ma ti dà il cazzo! Questo mi riattaccherà, eh! Mi ha fatto perdere un secondo e otto su... Quasi un secondo e otto su... Su Gasly. E la benzina... Vabbè che mi doppiano. Però rischio pure con il doppiaggio di non arrivare, eh! Ok, Stroll, lo abbiamo salutato. Inizio a guadagnare i decimini su quello davanti. Ok, 2 secondi e 2 dati a Stroll. Ho preso un decimo su Gasly. Ma adesso lo perdo. No! Ho spinto troppo. Porca vacca. No, 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 non mi colpire, non mi colpire, non mi colpire. Grazie. Niente, troppo al limite. Con una vettura troppo lenta. Non si può fare un cazzo. Bandiera blu, bandiera blu. Dai, dai, Perez. Da sto pezzo di merda. No, troppo al limite sto.
Sto troppo al limite per cercare di essere veloce. È impossibile. Sto cazzo di motore pure, mamma mia. 71%, l'abbiamo cambiato nell'ultimo GP che abbiamo fatto bene. Qualcosa di pazzesco, eh. Niente, ragazzi, è finita. Non credo possa fare altro adesso. Non ne ha proprio. Peccato. Sta messa male. Anche con la strategia del pit e mettere solo un altro, fare un altro pit stop e basta. Non credo funzioni. Non riesce a raggiungere 300 km orari sto motore. Li ha raggiunti adesso. Dovrebbe stare già a 320 più o meno. È troppo usurato il motore. Forse anche quello? Non lo so. A spingere spingo. Il problema è che non ha un cazzo di senso. Ah, mi sono dimenticato di togliere il coso televisivo lì. Vabbè. La safety car televisiva che non fa stoppiare in realtà. Però vabbè. Praticamente girare adesso ci porta semplicemente a prendere più usura e basta. Però dobbiamo prendere confidenza con la vettura, no? Vedi, non riesco più a prendere neanche Vettel un altro po'. Tra assetto da bagnato e motore è andato. Non ho velocità sul dritto. Stacco l'ERS da 1,4, vedete? 1,5. 1,6. Perdo 2 decimi senza DRS. Senza che l'avversario abbia DRS, 2 decimi. E l'ho utilizzato in partenza, cioè appena uscito dalla curva l'ERS. Se non lo attivo neanche lì, penso che perdo molto di più. Quindi devo essere più veloce di 2-3 decimi nelle altre curve per poter essere, per guadagnare qualcosa sull'avversario. Non ha un cazzo di senso. Purtroppo ieri ci è andata di lusso, oggi ci è andata malissimo. Però finché non finisce tutto è possibile, no? Siamo di nuovo a 1,6. Vai. 1,7. E siamo punto a capo. 1,8. Siamo punto a capo. Non so che inventarmi. Non posso inventarmi nulla. Tieni sotto pressione il pilota di fronte, potrebbe commettere un errore. Ha solo 2 secondi di margine. Il mio compagno di scuderia dovrebbe essere 17esimo. No, il motore mo esplode. È rosso. Mi sa che esplode il motore, eh? 75. Perdo ad ogni giro adesso. Se avessi almeno la possibilità di stare sotto DRS. Ma neanche quello.
Deludente. Deludente. Sotto tutti i punti di vista. Poi io dico, l'avevamo visto, siamo partiti con 42% di usura del ICE. Niente, devo fare ancora 33 giri, ma sono 33 giri di vuoto praticamente, raga. Purtroppo è andata male. Male, 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 raga. Mi spiace. Ma non è dipeso da me, purtroppo. Box Latifi. Mi uscirà pure davanti Latifi. Che ha messo Latifi? Ha rimesso le soft. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide. Latifi non lo piglierò nemmeno e nemmai. Oh, sto correndo, non è che sto facendo la parte. Ma perdo. È entrato mio compagno di scuderia. Quindi tutti un altro pit devono fare. Una safety car, mo? No? Una bella safety car adesso. Vabbè, ma non hanno doppiato. Non hanno doppiato tutti. Sarei nella merda. Media Piastri Alonso. Ok, ma hanno fottuto. E c'ho pure il doppiato. E il doppiaggio da subire adesso. C'ha le gomme freddissime. Non si va per un cazzo bene con le medie. Non riesco a stoppiarmi dalla Ferrari. La finestra del pit stop. Non lo piglio neanche col DRS. Non lo piglio neanche col DRS. Cioè, guardate voi. Attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Andiamo in box. Che brutto GP.
non in GP, cioè è brutto, è uscito un brutto, una brutta gara più che altro. Uscita una gara davvero brutta. Purtroppo è così, ragazzi. E niente, sta mega usurato, però ha fatto un GP e mezzo e già sta distrutto il motore. Andiamo di media, ma servirà un cazzo, perché quelli con le soft guadagneranno un bordello. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima. Qua l'unica cosa è sperare che quelli doppiano chi devono doppiare. Che entra la safety car, loro finiscono la soft, quindi sono costretti a mettere la media. E io metto la soft che ho conservato. È l'unica. E abbasso molto l'ala. Se succede una cosa del genere alla fine, loro hanno finito le soft, io no. Però non so quante vetture abbiano superato Leclerc e Sainz. Leclerc più che altro. Deve arrivare almeno alla Mercedes per provare ad entrare a punti, se non sbaglio. Non credo sia possibile in questo momento se entra la Septi. Il problema è che non succede nulla. Porca puttana. Per poter essere perfetto il tutto, deve entrare la Septi Car negli ultimi 10 giri. Se entra negli ultimi 10 giri, ce la possiamo ancora giocare, ma Leclerc deve superare almeno fino al decimo per potercela giocare. Sarà davvero troppo difficile. Però ce la possiamo fare. Crediamoci, dai. Non so se reggerà il motore, però. La vettura davanti a te ha 7 secondi di vantaggio. Scusa, se nel caso io entro in box, comunque devo abbassare l'ala, no? L'incidenza. Quindi no, 22, non esageriamo, dai. Teniamoci pronti nel caso. Se nel caso succede, li abbiamo fottuti per la mescola. Se dovesse succedere, li fottiamo di mescola. E loro probabilmente non avranno più quelle soft, sono costretti a mettere la media. E noi godiamo, no? Perché io media nuova non ce l'ho. No, ce l'ho pure una nuova. Quindi potevo fare media media. Albon che ci fa dietro di me? Perché Albon dietro di me? Ha rotto? Abbiamo preso una posizione, meglio di niente, no? C'è la bandiera gialla, ma perché hanno fatto passare? È un doppiaggio, dovrebbe essere Bottas. La Ferrari, ok, è arrivata da Alonso, penso. Alonso, che posizione, eh? Vettura dietro di te, boh, è entrata per montare gomme medie. Aia. Ragazzi, sapete fino a che posizione ha recuperato e ha doppiato Leclerc, per caso? Riuscite a capirlo dal radar? Giusto per capire se... E sono doppiato, ragazzi, tranquilli. Ah, sì, lo so. Vabbè, deve entrare per forza la safety. Che devo fare, ragazzi? Purtroppo è tutto distrutto in questa macchina. Finché non la aggiorniamo, tutti i GP saranno così. Quindi praticamente ogni cazzo di GP deve cambiare pezzi.
Cioè a 82, ragazzi, io non lo finisco sto GP. Mi scoppia il motore. Non lo finisco sto GP, ragazzi. Vediamo. Fino al 14° ha preso solo. Cazzo. Piastri sta perdendo posizioni. Undici. Non mi dispiacerebbe neanche, però ci deve capitare un miracolo, eh. È entrato Oscar, sta rientrando per la sosta. Piastri ha sostituito la media. Non capisco. Piastri ha sostituito la media. Boh, ha messo la dura. Vedi che c'avevo ragione io, porca puttana. Vedi? Sono proprio stupidi. Sono davvero cretini. C'è un cazzo da fare. Quindi andranno a mettere la dura quasi tutti, no? Cioè, se entra la safety car nel finale, ragazzi, voi lo sapete che andiamo a punti? Non per dire qualcosa, ma se entra la safety car nel finale, negli ultimi 10 giri noi andiamo a punti. Segnatevelo. Se non mi scoppia il motore, Hai anche ragione tu. E che devo fare, raga? Il motore è andato, che devo fare? Non lo posso sostituire. Dai Charles, muoviti, vai a prendere gli altri, su. Ok. Madonna, non si è mai entra la safety car. E riesco con il motore. Io lo sento stranissimo il motore. Vabbè. Com'è possibile che adesso sono più veloci di Piastri e Albon? Vettel a 9. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,6 secondi. Albon mi sa che ha perso solo tempo dietro a Piastri. Sì, infatti mo arriva. Bandiera gialla una Mercedes. No, ha solo spinnato, no. Cazzo. Ci ho creduto, cazzo. Vabbè che era troppo presto. Leclerc è arrivato al decimo, sì? Quasi. Crediamoci. Siamo a 10 secondi dalla vettura che ti precede. Crediamoci. 83%. Non crediamoci. Praticamente non ho più motore. Bandiera blu. Se mi dà penalità li sputo in faccia. Non è per niente vicino.
Che cazzo si esce? Cristo. Mi si sta accendendo come un albero di Natale sta macchina. Bandiera blu. Cazzo. Lottate, lottate, lottate lì dietro, lottate. Buono, 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 lottate, continuate, continuate. Bravi, bravi, bravi. Quanto sta le gomme? 7, ok. Sì, ma ha perso potenza. Questa perde potenza sempre di più, ragazzi. Sì, sto perdendo potenza, raga. E inizio a consumare anche di più di benzina. Il distacco è 11,3 secondi. Credo sia impossibile. Ecco, fumo. Rotto. Bandiera blu, bandiera. Non ho più velocità. Cazzo. Però mi fa continuare. Tra un po' scoppierà. Ma no, infatti non ha più. Non ha più velocità. Che bello, ci stiamo facendo la gara buttando il fumo in faccia agli avversari. Un po' di fumo? Yeah. Quando uno ti chiede un po' di fumo. E poi arriva la VR che li tira in faccia. Ma non il fumo quello là. Un gran bel meme, signore. La Tifi è box. La Tifi, Fifi. La Tifi, Fifi, Fifi. Tieni un po' di fumo? Fuma, fuma. Bandiera blu. Mega caduca. Un po' di fumo? Vai Bottas, affumicati. Un Bottas affumicato, signori. Vuoi passare? Prego! Prenditi il fumo, Albon, stai zitto. Leclerc dove è arrivato? Ok, è arrivato a prendere anche le Mercedes. Molto bene. Cioè vi rendete conto che io in questo momento so veloce quanto Bottas e Ocon distrutto? E perdo qui. Qui è la mia disgrazia. Voilà. E che cos'è? È compleanno di merda. Vuoi fare la guerra? Facciamo la guerra. Grazie magma. Sto lanciando magma, sì. Ma lo mettono al reparto affumicato, Albon, eh? Sì, ma mo mi viene a prendere di nuovo la Ferrari. E so due giri. Incredibile.
Se proprio mi deve andare male qualcosa, almeno dietro di me Albon e Piastri devono rimanere. Porca puttana. Fumo, fumo, fumo. Ma tanto mi supera sul dritto. Aspetta che ti prendo un po' di fumo, un po' di fumo. '89. Scoppia il motore, ragazzi. Ce la farò mai. È distrutta. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Alex, va a fare in culo, eh. Possibile. Niente, oh, non succede niente. Una safety car, cazzo, dai. Vabbè che non mi serve a nulla ormai. Che non lo taglio il traguardo, raga. Traguardo non lo taglierò mai. Fumo, fumo, fumo e rido. Mannaggia, mannaggia la puttana. Due gran premi già. Sta fuma, fuma, fuma. È come il padrone. È come il padrone. Fuma sempre sta macchina, signori. Metti due arrosticini lì sopra, signor. Finché non scoppia io ci provo. Questo è l'obiettivo della VR. Finché non scoppia io ci provo. Fotte un cazzo. Cioè col motore in fumo sto dando merda a Piastri. Non è possibile, no? E se non si sa mai. Arriva al 99% con safety car, metto la soft. Non si sa mai. Tutto è possibile, no? Crederci sempre. Non costa nulla crederci, no? Il problema è che sembra che non funzioni neanche più la sterzata di sta cosa. Poi ci pensate, succede quello che dico io e me ne vado a punti. Sarebbe troppo epico. Ma che oh! Sì, qua ma che ho. Grazie Paschi, che è il cugino di Pasquirt, che è il fratello di Pasqui. Grazie. Sento che sta perdendo ancora più potenza. 90%, ecco perché. Fumare, oh, oh, Gesù Cristare, oh, oh, nel blu, dipinto di blu. E fumavo, fumavo felice nel cielo, nel Cristo, Madonna, più blu. Quando poi una VR si sveglia e non scoppierà più. Strano che ancora non esplode. Sì, ma con tutto sto fumo doveva esserci la nebbia in questo GP. Invece è aria pulita, signori. In realtà dovrei fermarmi per regolamento, però tutto a posto. Noi andiamo finché non ci ferma. Comunque una grossa sconfitta per Piastri che non riesce a prendere una VR in fumo. Grossa sconfitta. Sei all'inseguimento della vettura davanti. Ma quello se ne sta accorgendo che sto senza. Oddio. Oddio. Triangolino delle Bermuda, signori. No, non voglio.
Non voglio ritirarmi, vi prego, il ritiro non è contemplato. Per scoppio di motore, dai, ti prego. Reggi, reggi, reggi. Reggi, 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 reggi fino al 63° giro. Oh, su, su, su. Oh, niente, nessuno scoppia, oh. Che coglioni. Fate scoppiare una macchina, per favore, prima che mi viene a prendere per la seconda volta la cazzo di Ferrari. Vabbè, ormai è più divertente vedere il consumo qui. 92, signori. Manca poco. Prego, Russell. Si muova, però. Box per Stroll. Altre soft. 92. DRS. Si va a superare Stroll. Yes. Stroll superato. Buono. Una ventesima posizione. Oh, meglio di niente. Tranquilli ragazzi, non è fumo quello, eh. Ho attivato l'irrigatore. È un nuovo tipo per raffreddare le macchine dietro. Niente di che, eh. Non vi preoccupate, non è successo nulla, eh. Semplicemente l'irrigatore. Sono più veloce con il motore. Attenzione, eh. Successo qualcosa? Mi avverte? 93%. Ma ce la posso fare forza ad arrivarci, eh? Se taglio il traguardo con sto motore, guarda davvero. No! Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Cazzo. Virtual safety car attivata, rallenta e mantieni il delta positivo. C'è stato un incidente che ha causato un alto numero di... Porca puttana. Niente. Boxiamoci. Solo virtual, cazzo, peccato. Almeno mi mettevano la safety car, no? E ormai è diventata inguidabile. Da dimenticare sta gara. Sembra che ci sia stato... Ce la puoi fare a chiudere? Vai con calma, tranquillo. Ora dobbiamo metterci alle spalle tutto questo e concentrarci sulla gara. Ma vattela piena. La sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Se mi fai togliere il sorpasso, ti ringrazio. Niente, raga, ormai c'è una bandiera gialla lì, ma non esplode nessuno. Godiamoci lo scoppio del motore. Arriverà? 94? Penso di sì. Ma è diventata inguidabile. Non lo so se è una mia impressione, ma... Madonna, non funziona più. 95. Che cazzo vuole questo? Siamo all'ultimo posto. Oscar davanti. Distacco dall'auto davanti. Lady Oscar è da... 4,1 secondi. Monta gomme dure usate. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Mancano 14 giri. 14 giri. 96%. Ritiro, ragazzi. Questo è ritiro. Purtroppo... Bisogna sistemarla sta macchina. È che non può fare un GP ogni volta devo cambiare il pezzo. Però ci può stare, dai, alla fine. Alla fine se è per motore ce ne frega a noi. Mi piacerebbe non avere il ritiro, ma 96%. Non penso di riuscire a tagliare il traguardo ormai.
Mamma mia, 2 GP. Neanche 2 GP. Cioè, ogni ICE ti fa un GP e poi lo devi cambiare. Minchia. Che bella cosa. Aspettiamo che muoia la VR. '97. Mi piacerebbe tagliare il traguardo. Non voglio vedere ritiro, ma ormai credo che non si possa fare. La gara a vedere la percentuale di motore, bellissimo. Che coglioni. Fa proprio brutto. È andata. È andato. Lo salutiamo clamorosamente sto motore. È durato molto meno dell'altro. E sto guadagnando su Piastri, quello è bello. Ogni 2 giri aumenta di 1%, se non ho visto male. No, ogni 3 giri. Vediamo. Quindi se io arrivo a 98 nel prossimo giro, 6 giri posso fare ancora? 98, 99, 6 giri, 6 giri, arrivo al 58 esplode. Ma che palle, mancava poco. Non ce la faccio a tagliare il traguardo. Quante cazzo di fumo ha sta ma? '98. 3 giri e mezzo, se non vado errato. 3 giri e mezzo, 7 giri. 7 al 60esimo potrebbe esplodere. Per 3 giri. Ah cazzo, è vero, però se vado più lento e mi faccio doppiare. Se mi faccio doppiare e io faccio meno giri. C'è una bandiera gialla, un'altra volta la Mercedes. Niente, c'è Russell che praticamente si fa tutto il GP spinnando. Lewis Hamilton è. Guarda che entra la safety car, mo, e tiro le bestemmie. No. Niente. Madonna, è scomparso così, 2 secondi. È sparito. Bello, mi piace. Molto leale sto gioco. Come Fausto. Dai, che prendiamo Lewis Hamilton e arriviamo 21esimi. Il che non è ma. Sto cercando di andare piano per poter tagliare il traguardo. Sono stato doppiato 2 volte. Bandiera blu. Non voglio il ritiro, mamma, non lo voglio il ritiro. 100%, grandi successi. Finita. Tra pochi secondi esplode. No, ti prego, il primo ritiro della VR, no. Oh, non esplode. Attenzione, nel frattempo. Dai, superiamo Hamilton. Ma non esplode. Sì, che non esplode. Bandiera blu. Non ho capito come funziona. Sentito un rumore strano.
Che è Verstappen, passa. Passa Verstappen. E me passa Verstappen, me, papà, va. Avanti a te è 47, ce la faccio con la benzina. Il problema è che è a 100% e non esplode, cioè esce solo il fumo. Sono 21esimo, ragazzi, che bello. Scopriamo se esplode. Quindi se arriva a 100% non esplode, perde solo velocità. Mi fa ridere tutto il fumo che va. Ecco, si è rotto. Non sono stato e non ho spinnato. Si è rotto il motore. Come a Perez. Quando si spegne il motore perdi aderenza. Cioè perde tutti i controlli tecnico-meccanici, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere il replay. Esploso. Vedete? Vi faccio vedere. È spento. Fine. È andato. Peccato. Motore è andato, signori. Però io l'apprezzo il fatto che possa esplodere il motore così. Ci sta. Poi con una vettura del genere, che cazzo voglio. Clamoroso. Aspetta, vi do il pronostico. Ritiro per crash, ragazzi. Perché alla fine ritiro per... Si è rimessa a piovere. Do il ritiro per crash perché ritiro, ok? In pista oggi ha vinto chi ha dimostrato maggiore sicurezza in pista. La capacità di mantenere la calma, persino nei momenti di... Sì, ragazzi, è un ritiro, non posso da 22esima posizione. ...utilizzare gli errori degli altri piloti. Da lì alla vittoria, direi che il passo è stato breve. I trionfatori di oggi, gara spettacolare e prestazione impeccabile. Non lo so, ragazzi, non c'ho scritto ritiro per crash, esplosione motore. Però sempre ritiro è, che cazzo ne so. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Ah, ok. La classifica piloti. Dopo questa giornata incredibile, a me mi dà ritiro. Il migliore in pista per te. Ovviamente Fernando Alonso, perché riesce sempre. Non lo dai ritiro. Ogni volta da spettacolo e la gara di oggi non fa eccezione. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. La Ferrari continua in crescita. Saremo... Ah no, c'è gara sprint sopra e gara normale. Ragazzi, con educazione, per favore, senza scrivere DNF o cose del cazzate. Non c'è ritiro per scoppio di motore, quindi o annullo il pronostico oppure do ritiro per crash. Quindi, visto che non c'è ritiro DNF per scoppio di motore, si rimborsano i punti. Che devo fa? Non lo so, me lo devo inventare il nuovo... Che cazzo ne so, se non c'è... Ho dato il refund. Ho refundato. Mamma mia. Cioè, guardate, 100% questo. Ci ha fatto meno giri questo. Cioè, questo ha fatto 165 giri, 100%. Questo 182, 71%. Molto bene. Cioè, invece di migliorare, peggiora praticamente. Mi fa piacere. ICE l'abbiamo messo a sviluppare? Sì. C'è il turbo. Però io svilupperei il fondo piatto o il motore. Su motore dove stiamo? Ultimi. Quindi ho testata. Recupero energia dell'ERS. Efficienza carburante. Devo fare la testata. Almeno che vado alla pari con gli altri sul motore. Se no qua non si lotta proprio. Mo Miami sarà un casino. E non ho assetto e niente. Oggi mi devo allenare. Devo chiudere, andarmi ad allenare e trovare l'assetto. Un casino. Fottuto casino. Senza sapere i punti di staccata. Chi l'ha mai fatto?
Non lo so, io non l'ho mai provato Miami, quindi mo senza traiettoria sarà un casino. Cioè stasera mi devo mettere e allenarmi fino alla fine. Scegli autocross. Madonna, che palle sta cazzata. Cioè, a cagare a te e ste cazzate. Allora, aspettate un attimo. Devo pagare lo stipendio tra 67 giorni a Oscar Piastri. Le strutture. Ci provo. Vai. 67 giorni ce la dovrei fare. Vediamo se... Speriamo, vabbè, qua la pioggia non credo, però mai dire mai, non credo la pioggia, ma io... Che coglioni, prova libera, 3-2 e qualifica con la pioggia? Sì, ma niente di che, ok, almeno questo, ma devo trovare l'assetto, tutte queste cose, ah, Stroll 6-2 avanti a me, ma che palle, che ingiustizia. Stroll a 0 punti. Per il momento Leclerc le ha vinte tutte. Leclerc 4 su 4 ha fatto. Verstappen è al quarto posto, 56. Minchia Leclerc. Verstappen settimo, secondo, secondo, quarto. Minchia. No, mi ha dato il ritiro, che palle. Sto scoppio di motore di merda. Che fastidio. Fastidioso sto fatto, mi dà fastidio vedere quel ritirato. Ah, che palle. Vabbè, mi devo andare a allenare, signor. Assolutamente per Miami domani, ma penso che Miami sarà un GP difficile. Voi l'avete provato, ragazzi, cioè nel senso, voi avete trovato che i bot lì vanno veloci, oppure è difficile, se possiamo lottarcela lì. Non riesco proprio ad andare veloce né sinistra-destra. E lì, più che altro, penso che il vantaggio è quello di frenare tanto, rallentare tanto, perdere tempo nell'ingresso per avere un'uscita migliore. Siete no, poi si tratta di rammaricare. Grazie, Scavino. Ma questi in casa tua, oh, ma chi siete? No, sono i miei sosia, come potete vedere. Stanno a guardare la macchina... Poi chiamano Walter White e gliela ru... Vabbè. Li trovo online, gli assetti? Va bene, va bene. Ok. Mo vado a mangiare, ragazzi, e dopo mi sono già le 8:30. Vado a mangiare immediatamente e poi mi vado ad allenare. Vedo un pochettino per domani, sperando che qualche pezzo del motore regga per un GP almeno. Io nel frattempo, fatemi ringraziare le persone per i sound. Scavino, Michael, Tei, Rotigno, Exo, di zio, Ricky... per chi ha fatto la resub, chi ha regalato le sub, Rotigno, Young Pava, Luca, scusate per la gara ragazzi, ma purtroppo non ci accocchio un cazzo io. Migali Mirko, grazie di cuore per le sub regalate. Nicola Donati, RC, Brian Figo, Andrea Candio, Luca 88 per le sub in regalo, Paschi, Leo, Giovanni Galioto, Franza, Puxto, Dino Traz, vabbè, Luca 88, l'abbiamo detto, Tony Bomber l'ha fatto ieri, vabbè, comunque ringraziamo i Beats e tutto il resto, ragazzi, ci vediamo domani. Però madonna mia, io ho davvero una strana sensazione, nei prossimi GP sarà qualcosa di difficile, perché poi ci arriva pure Monte Carlo e Baku. Non lo so, vedremo un pochettino. Ragazzi, grazie di cuore, chiedo scusa per lo scoppio del motore, ma potevo fare tantissimo. Purtroppo. Ciao boys, a domani. Ciao boys.